fa molto piacere vedere l'aula così affollata di giovani. Io penso che questa è la vera ricchezza di questa regione, questo sia il vero progredire che questa regione può avere, e soprattutto penso, e voglio ribadire ancora una volta, prego se vi accomodate, quello che è stato e che sarà un concetto chiaro del sabato delle idee, che naturalmente ha come protagonisti principali il professor Benicato, la Fondazione, il PAN, il Conservatorio e la Città della Scienza, tutti insieme, l'Istituto di Studi Filosofici, tutti insieme dovremmo anche progredire e andare avanti nel tentativo sempre di fare più comunione, sempre più rete, sempre più di non essere divisi fra di noi, ma di essere sempre più uniti per far sì che poi i nostri amministratori possano lavorare meglio e possano realizzare più facilmente quello che allo stato attuale sembra veramente un'impresa difficile. Consentitemi di ringraziare tutti i relatori e qui al tavolo naturalmente il Presidente e anche molto sentitamente il Direttore del Mattino, il Dottor Cusenza, che coordinerà questo incontro. Grazie a voi e buon lavoro. Buongiorno. Io sono particolarmente contento, devo dire, non è una parola di circostanza, di moderare questo dibattito e anche un po' questo evento, perché tale secondo me va considerato, in quanto non dobbiamo negarci ovviamente l'evidenza e la realtà, non è un momento semplicissimo per Napoli questo, è un momento insomma, in cui parlare di rischio declino non mi pare sinceramente azzardato. Ovviamente il contesto napoletano va inquadrato in un contesto più ampio e quello nazionale che diciamo, sarà leggermente come dire, migliore, più luminoso, ma sicuramente non all'insegna dell'ottimismo in questo momento. Stamattina mi sono permesso sul giornale di fare un accostamento tra la squadra Italia, quella degli azzurri e il complesso paese e onestamente qualche similitudine la troverei. E naturalmente senza come dire, critica necessariamente ai governanti di turno, però oggettivamente siamo in un momento di stanchezza, in un momento di mancato ricambio, in un momento in cui le leve, le forze giovani e anche le energie autentiche che comunque ci sono nella società non riescono a venire fuori. E quindi mi sembra particolarmente significativa l'iniziativa che oggi ci vede qui riuniti a pensare, perché effettivamente mette al centro i giovani, cioè una delle categorie di outsider che effettivamente in questo momento rischiano di essere tagliate fuori, ma il problema non è soltanto tagliare fuori i giovani, il problema è tagliare fuori il nostro futuro, cioè impedirci di fatto di progettare e di capire che cosa ci sarà domani. Perché siamo troppo concentrati sull'oggi, troppo con gli occhi a terra e al massimo a lunghezza, diciamo, lo sguardo a lunghezza del naso, chi c'ha più lungo come me ha qualche possibilità in più, ma insomma è poca cosa, diciamo qualche centimetro. Però oggettivamente in una fase un po' di handicap. Allora, io penso che oggi le testimonianze che avremo, che sentiremo dalla prima voce appunto di questi giorni, che sono diciamolo, una selezione di eccellenze napoletane, che a mio giudizio è anche più vasta naturalmente di quella rappresentata, ma che loro ben rappresentano proprio perché sono stati secondo me con cura selezionati e ieri in un piccolo scambio di battute mi sono reso conto come effettivamente ci sia come dire, il famoso filo ad essere insomma, da parte di questi giovani. Io adesso vi inviterei, perché non mi piace tanto dilungarmi in chiacchiere, uno per uno, cominciando da Alessio Gemma, che è laureato con lode in comunicazione istituzionale ed impresa all'Università Solorzano Appena in Casa, ha 26 anni, adesso ci racconta un pochino il suo punto di vista. Lo agguanto di spalle alla biglietteria del Beverello. Eccolo Tony, che mi fa: ehi, com'è andata la traversata? Certo che ti ha incastrato alla fine tua sorella, ti ha costretto a tornare a Napoli, speravi che non si sposasse. Ci abbracciamo, quando all'improvviso ho aperto una boccata di calore dietro la schiena, mi volto e scorgo lingue di fuoco alitate dalla sagoma direttoria del Vesuvio. Tranquillo, non è un incendio, è solo la combustione controllata delle ore 11, il benvenuto nella Napoli del 2030. Carogne di piromani, esclamo. E lui? No,
veramente si chiamano Car Onion, sono macchine che operano in regime di vaporizzazione flash, detto onion peeling, a sfoglia di cipolla, raggiungendo un livello di infiammabilità toni, la lezione no, lo so bene che sei ingegnere chimico. Non capisco l'effetto fanbase sul vulcano più pericoloso del mondo. Vero che in 20 anni non ho più tirato una sola striscia informativa sul Napoli, un TG o una riga di giornale, eppure avevo lasciato il Vesuvio col sesto condono edilizio sul cratere e 2 discariche nei dintorni del parco. Ne bruciamo 2000 tonnellate in più al giorno, incendiando 10 volte, inquinando 10 volte in meno. Ma cosa? A monnezza. E poi vacci ora a piantare le case sulle pendici, è impossibile. Ma in cui accendere ogni 2 o 3 un po' di candeline vicino alla miccia di un detonatore. E toni di rimando, con lo sguardo lungo sul Vesuvio, appunto. Tanto prima o poi quello ce la fa lui la festa. Ti spiego, senza preavviso mi taglia l'eco di una musica ancestrale. Mi avvicino verso la stazione marittima, sono un sonnambolo delle note. E funicolà, senza dubbi. Al centro dello spiazzale, un camioncino dell'immondizia, intorno al quale si allarga una corona senza spine di cristiani, radunati come la Turrei sulla spiaggia di Torre Gaveta. Un altoparlante sulla motrice di un furgone. Jukebox incompreso. Al mio fianco sciama la tuta blu di un operaio che regge un sacchetto di vetro, mi anticipa Tony. Oggi è il giorno di raccolta del vetro, domani è il turno della plastica con un souvenir. 2 spazzini caricano centinaia di buste di rifiuti e penso ai decenni fetidi di emergenza quando la soluzione era lì, a portata di folklore. L'arte della posteggia mi ispira al sistema della raccolta porta a porta. E in 2 parole Tony mi sbrina pure la faccenda. Te lo ricordi il napoletano che fa scena muta a scuola se c'è da recitare una tabellina? E poi da grande si applica qui di Einstein ad accocchiare terna e quaterna. Uguale uguale, non ti diventa scienziato della differenziata se di mezzo ci sono le sue canzoni del cuore. Intanto la tramuriata verde è finita, il camion ripartito. E vedrai la città come è pulita, continua Tony. Abbiamo ammaestrato i topi che di notte fanno le strade spingole e spingole. Ma tu sai quanto mangia una zoccola? Un sorriso apre il sipario delle mie labbra, dal doppio senso dell'incisivo fino a mostrare la malizia del molare. Lui mi capisce al volo, bravo. In una notte mangio quanto frutte. Ho un presentimento intellettuale che sia l'eterno ritorno dell'eguale e chiedo, ma voi napoletani lavorano pure di meno? Tony mi intima di seguirlo, usciamo dal porto e risaliamo la china del centro storico, ci ritorno, in apnea sensitiva, poca la gente che circola, disunita, in una città che quasi si dilata nel momento in cui ti abitua ad un respiro spettrale. Forse è la disolazione che frana sullo spazio vitale di un 45enne, mentre ripesca dall'album della beata giovinezza i luoghi della sua bolgia emotiva, sono emigrato. Scelsi le dune e le fortune libiche, il 20 anni fa, il 26 giugno 2010. Siamo a Portalba, sul muro dove c'era lo scempio della scritta Mastiffs, ci sono allineate le foto di politici nazionali, industriali del nord, opinionisti del tubo catolico. Hanno il dito puntato contro, e l'espressione di I want you. E quando hai davanti agli occhi chi ti ha fatto del male, chi ha detto male di te, che non perseveri nell'errore. Così dice Tony, e ci sto. La buona educazione come conquista su pregiudizi altrui. Entriamo nel cortile di un palazzo, di lì in un basso dove l'odore di vernice e lo stridore di legno grattugiato ci proiettano in una bottega. Qui dove si costruiscono strumenti musicali che si orchestrano gli accenti più disparati del mondo, cinesi, americani, africani. Per default scelgo la soluzione inglese e scopro in James Byrne di Dublino un apprendista artigiano che qui impara a costruire mandolini. Esalta la maestria dei suoi insegnanti, indicandomi gli unici 4 indigeni napoletani. Quei 4 bifattori sono ex corsisti, LSU, capisci? Questi talmente che non volevano faticare, che lavoro adesso lo insegnano. Che poi bisognerebbe sentirlo, questo professore irlandese, sbrodolare sulla nostra scuola musicale del 700, sui violini della gloriosa famiglia Gagliano, che sembra il nome di una marca di latte scaduto, invece no. E io me la ripio pensando a Stradivari, al Museo di Cremona, agli affari degli utai sforzeschi, che sarebbero più richiesti nel mondo, e dico che sì, saremo pure terroni, ma no, cari cremonesi, mi resta da fare solo il torrone. 3 semplici lettere, LSU, la formula chimica del terrorismo metropolitano, perché qua la buttavano un po' tutti sull'estetica e l'economia si riduceva a una manovra di chirurgia plastica, mentre il resto dell'Occidente cresceva su curve naturali di sviluppo, grazie a capitali solidi e a progetti solidi. Qua giù si palpava una ricchezza sfatta con protesi di impresa pubblica e siliconati di sussidi statali. Costeggiamo di nuovo Portalba, dove le ombre si serano sempre più basse, preparando la scorta al passaggio della sera. Incrociamo all'improvviso preti in abiti talari e medici in camici bianchi, divisa in fila indiana. È una processione zebrata che risale verso Piazza Bellini, mi accudo. Superano l'ingresso del policlinico e io mi fermo davanti al cancello, ai lati, e due enormi edicole votive. Ebbene, quell'immagine amalgama l'intuizione commerciale. Pillole e preghiere sono ovunque beni a domanda rigida, ma solo a Napoli, perfetti sostituti.
arriva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi avieri senza alcun vantaggio, anzi peggiorando. Tony mi sussurra nell'orecchio questo pezzo del Vangelo di Marco, in cui si tratta di una donna malata da oltre 12 anni. E io che stavo ammanarcando su nozioni economiche di elasticità, associo liberamente che il problema di quella donna è nella sfuggita calzamaglia che si ostina di indossare, che più ci prova e più si sfilaccia, perché in realtà la vera paziente di questa storia è la sanità stessa, la zombata da debiti e interessi legali che hanno aperto nel collante del sistema un buco difficile da rammendare. Ti piacerebbe soffermarti sulla coscia malata della signorina, ma il guaio è nella coscienza di chi ci ha ridotto, mi strucca. E chi meglio di loro ci hanno salvato? Adesso i bilanci sono lindi come il fazzoletto dell'Immacolata e gli ospedali nuovi, i macchinari all'avanguardia, certo con tutte le proprietà che hanno a Napoli, l'attaccamento della gente, offerte, messe, domini, pellegrini. Ma di che stai parlando? La cura, caro, ha trovato la cura per la sanità e mo gestiscono loro. Li hai visti i dottori e prevetarielli? Papà e Piccin ci stanno. Una giravolta ci riconduce a Piazza Dante. Solo adesso noto la campana di vetro attorno alla statua incappucciata del sommo poeta, negata. Sopra una taglia, 5 milioni di euro, firmato Goldman Sachs. Si sta facendo notte, ma il mostro della curiosità mi fa chiedere a Tony: ma tu visti ora dove li portate? Imbuchiamo la metro, è come viaggiare a 100 km orari nella infinita trasparenza di un cristallo, perché la galleria ha pareti di vetro e dal sedile si intravede appena la scia degli antichi manufatti, reperti sotterranei, domus greche, la scia dei romani. Che te ne pare? Sul treno sono montati vettori ottici che scandalizzano le immagini. Lo spettacolo, mentre tu corri, lo stanno studiando in diretta nei laboratori di archeometria dell'Università di Harvard o nei cantieri navali di una società di Sydney. Copiano i vetri. E se non era per quelli che mollavano i miliardi, col cavolo che a Napoli si chiudevano i cantieri. Scendiamo, destinazione Bagnoli, tuffati in una fumana umana sgorgata dalle più remote fessure della terra. Un fischio assordante come la sfiatata di una balena gigante e il rombo di un motore collegato ad un pistone di ghisa sotto il lungo pontile di via Bagnoli. Sopra, in rampa di lancio, un velivolo in bilico tra sommergibile e navicella spaziale. Si fionda impetuoso sugli 800 metri di passerella per poi catapultarsi nell'aria, in volo, soffice, come un aquilone agganciato alle stelle da brache invisibili. Poi, in picchiata, si immerge sott'acqua e scompare lontano, in un mare defilato dalla solita surfa degli idrocarburi. Nel cielo, un carnevale di luce, come in tutti i parchi giochi. Sembrano schizze di arcobaleno vomitate dopo un'acquazione troppo alcolico. E le giostre, che riproducono i personaggi fotografati sulle mura di Portalba, ora hanno le facce tristi, mentre i bambini giudivi se le ingroppano. Anni di battibecco pubblico sul futuro di Bagnoli, fino a che non ti arriva l'industria del divertimento acrilico ad iniettare adrenalina come un boia nelle vene di questa mirabili di questa baia, Napoli Disney, perché mo si compra a caro prezzo l'aria e tutto il resto. Vai a capire chi l'ha venduta, di certo non è più gratuita, no, Carola Capria, la bella giornata, non è più gratuita. Ho avvistato Napoli da oltre 10 ore, senza ancora aver toccato casa. Rientriamo in metro con Tony che imbraccia l'espressione sardonica. Dai, mo sì che ti piace un prosecco, ma sicuro non lo ammetterai, come il fatto di essere fuggito per un puntiglio ideologico. Puntiglio, gli rispondo. Semmai io mi sono preso tutti i torti, l'ho lasciato a voi le ragioni. Si infiamma, torti, ragioni, ma che qua ce ne siamo stati a smacchiare pensieri e parole. Ma l'hai vista la città, da così a così. Da seduto la manica della giacca a retra mostrando un Rolex punterato di diamanti. Provo. E tu, proprio tu, che avresti fatto? La mia azienda fa consulenze per mezzo mondo. Te l'ho scritto, sto nel settore ambientale. Dove? Giriamo una sede legale a Casal di Principe. Non l'hai capito di mamma santissima? Capisci, intendo i grandi politici, gli imprenditori, fanno la fila qua. Col cavolo che uscivano dalla crisi economica del 2008. Quelli sono venuti qua, hanno chiesto aiuto a chi di dovere. Voi come fate? Sai, per gli investimenti giusti. Ma non sei nella merda. A chi ti rivolgi? Agli spalatori ufficiali di merda. I napoletani in genere sono i migliori. Come con civillo e brigatismo. Ti ricordi lo Stato? A chi posso? Dall'osco e il fosco, sulla testa mi si è acceso un neo. Tony, ma tu ora da che parte stai? E io che pensavo che la Napoli migliore dovesse fare massa per salvare la città. Massa critica. Tu stai ancora alla parte appiccata alla metà della mela. È una questione di strati, non di parti come l'uovo. L'albume è nutriente, protettivo, cazzate. I napoletani finalmente hanno tirato fuori il tuorlo, perché col bianco alla fine la frittata non la fai. Hai visto i monumenti coperti? Sporchi, l'ultimo, basta. Ce li facciamo desiderare. E intanto ci sciacquano gli occhi
con le taglie che ci offrono. Sono la nostra vetrina del mondo. Allora metteteci voi il prezzo, visto che l'oggetto del desiderio non lo avrete mai. Tieni, il mondo si inchina. Sai perché? Perché ormai ha capito che non stava meglio di noi. Che, non, che mica è migliore di noi. Credimi, quando scopri la verità su chi ti sta accanto, trovi la tua libertà. La menzogna degli altri è la tua libertà. E come nella vita allora non senti il bisogno né di amare né di essere governato. Il treno si ferma, esco, pianto Tony. Una smania fuggo, corro a casa, sulla soglia fuma di rabbia mia sorella. Ma tu lo sai che domani mattina mi sposo? A quest'ora arrivi? Certo che lo so. A proposito, qual è la chiesa? Ma quale chiesa? Ah, in Sicilia. Diciamo, a Castel dell'Uovo. E penso a Tony, alla sua metafora dell'uovo e alla leggenda di Virgilio. Il matrimonio a Castel dell'Uovo, il bisogno di amare e di essere governato. Le ultime parole di Tony mi rimbombano. 20 anni di posta arretrata mi scrutano dal comodino, inizio dal giorno dell'addio, il 26 giugno 2010, un invito, leggo, apertura ufficiale di Camorra, un brivido, ma è l'acronimo di un partito, cambiamento morale della rappresentanza, la sede è Castel dell'Uovo, il titolo dell'incontro, alle origini della città, il peggio e il passato. Mi ha detto che era pessimista. Io ho risposto, ho risolto il problema dei rifiuti, il problema del lavoro, il problema della sanità. Lo spiego in un'altra maniera, se la letteratura non è grata. I soldi sono finiti, lo sappiamo tutti, vero? Che i soldi sono finiti. Per fare le manifatture, caro assessore, le tre ci vogliono almeno 5 anni, quindi dobbiamo raccontare ai napoletani che per 5 anni non lavorano ancora. Vi do un consiglio, poi applicate voi. E faccio altro nella vita. Sta scritto qua dentro, vendetevi la bella giornata. Vendetevi la bella giornata. Ringraziamo Alessio Gemma per questo contributo, sperando che abbia capacità più narrative che futurologiche o da chiromante o da ruspice, perché certo insomma la Napoli che racconta molto provocatoriamente, in questo ovviamente lo ringraziamo, è assai diversa da quella che mi auguro, diciamo, anche il governatore voglio costruire, non so se governerà per 25 anni, ma io lo auguro, diciamo così, per la sua salute più che altro. Comunque direi di passare al prossimo studente, che è Lorenzo Pone, uno degli allievi più brillanti del Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella, che insomma un po' ci dice la sua visione di Napoli, non musicale in questo caso. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo evento, il professor Marco Salvatore, la sua famiglia, tutti coloro che hanno collaborato, il direttore che mi presenta, in quanto per un musicista capita di rado di potersi trovare a dire la propria opinione di fronte a un contesto di menti eccellenti e peraltro così importante. Quindi innanzitutto voglio ringraziare per questa possibilità. Vorrei cominciare subito tracciando un parallelo storico che potrà sembrare azzardato, ma posso assicurare che non lo è, tra la situazione musicale e dei musicisti in Russia negli anni 50 dell'Ottocento e quella odierna in Italia. Alla metà dell'Ottocento in Russia era riconosciuto un ruolo sociale, e quindi sociale intendo economico, politico, in relazione con gli altri componenti della popolazione, a tutti gli artisti, che fossero scrittori, poeti, scultori, architetti, insomma qualunque tipo di carriera artistica, avevano posto in una collocazione molto chiara e molto determinata all'interno della società russa. L'unica categoria che non beneficiava di questo riconoscimento era quella dei musicisti. La situazione poi in Russia è cambiata nel momento in cui Arthur Rubinstein ha fondato l'Accademia di San Pietroburgo. In Italia, può sembrare azzardato, l'Italia del 2010 è esattamente nella stessa posizione in cui era la Russia del 1850, ovvero a tutti è riconosciuto un ruolo sociale, meno che al musicista.
A meno che non si tratti di un ruolo sociale riconosciuto al musicista, ma di natura ornamentale, quasi da salotto, vorrei dire, di intrattenitore, insomma. Ora, questo io posso testimoniare perché lo vivo sulla mia pelle, lo vivono i miei amici, i miei colleghi. Capita, non di rado, di sentirsi dire: tu fai il musicista, bello, ti diverti, bel mestiere, ti diverti. E che cosa suoni quando ti svaghi, quando vuoi riposare? Ma chi suona quando si vuole riposare? Quello è un lavoro, è faticoso, ci piace, ma è faticoso. E forse la società ci rimprovera il fatto che noi facciamo un lavoro che ci piace. Può essere che sia questo il punto fondamentale, che la società in un certo senso invidi il musicista perché deve fare per dovere qualcosa che farebbe anche gratis. Questo malessere sociale, più che sociale no, riferito alla categoria dei musicisti, come si sostanzia? Innanzitutto con una frustrazione e con il desiderio di andare via, ma non di andare via dagli istituti dove noi veniamo formati, perché gli istituti dove noi veniamo formati funzionano, sono ricchi di iniziative. È il dopo che ci spaventa, è il fatto che laddove per tutti c'è un progetto da parte dello Stato, per i musicisti il progetto non c'è, o se c'è fatto di parole che poi rimangono tante. Questo ci porta non ad andare all'estero con l'idea poi di tornare in Italia, ma di andare all'estero per restarci il più a lungo possibile, perché sappiamo che qui non c'è un futuro. D'altronde, come potrebbe essere altrimenti in un paese che, per varie ragioni, e non tutte sbagliate sicuramente, si trova costretto ad applicare dei tagli economici. I primi tagli che vengono applicati, le prime teste che cadono, sono sempre quelle degli enti lirici, delle orchestre e generalmente di tutto ciò che è culturale. Ripeto, non sempre motivatamente, perché è chiaro, come alcuni potranno sostenere, che per occuparsi dell'arte, per occuparsi della cultura, è necessario avere un benessere economico, altrimenti chi paga le tasse giustamente si risente del fatto che le proprie tasse non vadano a coprire prima i bisogni primari e poi quindi magari artistici, musicali, culturali. E qui sta l'equivoco di fondo, secondo me e secondo altri miei colleghi del conservatorio, altri miei colleghi musicisti, ma non solo, io faccio il discorso della musica, ma questo si può allargare all'università e alla cultura. Perché la musica non è vista come una di quelle attività produttive, ma produttive in senso stretto, che possono contribuire a creare PIL, a creare prodotto interno lordo, esattamente come qualunque altra attività merceologica o di altra natura che crei benessere. L'equivoco di fondo sta qui, l'equivoco di fondo sta nel dire: prima dobbiamo occuparci di creare benessere, poi dopo penseremo alla cultura nella maniera più grandiosa possibile. Ma perché? La musica è un'attività produttiva e può essere una ricca attività produttiva, posto che il nostro obiettivo debba essere sempre quello di produrre. Io personalmente non sono d'accordo su questo. Non ritengo che l'obiettivo più nobile dell'uomo sia quello di produrre ricchezza, ma ammettiamo che sia così. La musica non esce fuori da questo discorso, ma vi entra a pieno titolo. Perché ciò in Italia non succede? O succede in maniera molto blanda? Perché si ritiene che la musica non venda, soprattutto la musica classica, si ritiene un prodotto che non vende. E qui si ha bisogno di prodotti che vendono. Tuttavia i prodotti che attualmente vendono sono tutti prodotti di qualità molto scadente, e senza che mi metta a citarne alcuni, insomma, basti pensare alla televisione. I prodotti che vendono sono scadenti. Allora qui ci occupiamo di far vendere sempre di più quei prodotti che sono scadenti. Ma non ci occupiamo di far vedere come si potrebbe rendere vendibili quei prodotti che sono di ottima qualità. È certo che è faticoso, insomma, perché bisognerebbe ripensare completamente un'intera società. Bisognerebbe rieducare la popolazione italiana, che è una popolazione musicalissima, di gloriosi musicisti, di gloriosi talenti che ne sono espressione, il nostro conservatorio, che è uno dei più gloriosi al mondo, oltre ad essere il primo a essere stato creato. L'Italia è un popolo musicale che ha smarrito la bussola, insomma. Non c'è più un'educazione musicale a partire dall'infanzia, non c'è un prosieguo di questa educazione musicale. Tutte cose che in altri paesi, non lontani da noi, europei, avvengono. È per questo che in Germania la musica ha un ruolo di primo piano nella produzione di ricchezza proprio. Io, e concludo, posso portare un esempio tratto dalla mia esperienza personale. Io sono personalmente amico di alcuni componenti di una piccola orchestra thailandese che si chiama Siam Sinfonietta. Questa Siam Sinfonietta è diretta dallo stesso direttore d'orchestra che dirige l'orchestra del Teatro Nazionale dell'Opera di Bangkok,
che è un teatro d'opera che ha le sue belle 50 produzioni all'anno e che viene gestito non dalla famiglia reale thailandese, ma dallo Stato thailandese, in quanto la Thailandia è monarchia costituzionale, quindi il re non ha a poco o niente voce in capitolo su questioni economiche. Ora, il Teatro Nazionale di Bangkok, oltre a tenere la sua orchestra con la quale fa le produzioni, tiene un'orchestra di giovani dai 16 ai 24 anni e la tiene a mo' di fucina, all'interno della quale vengono fabbricati proprio i musicisti che andranno a rimpinguare le orchestre, quando chiaramente i musicisti più anziani lasceranno il posto ai più giovani. E lo Stato investe su questa cosa, e dico, lo fa la Thailandia, che rispetto a noi è un paese che ha un PIL perlomeno di 4-5 volte inferiore al nostro, senza contare che ha un benessere sociale ovviamente di scarsa entità rispetto al nostro, e che si sta occupando in questo momento di una cultura che non gli appartiene, perché loro studiano la nostra musica, che non è la loro, quindi studiano una cultura che non gli appartiene, con risorse molto precarie rispetto alle nostre, eppure investono su orchestre giovanili che poi andranno a rimpinguare le orchestre dei teatri importanti, che non è solo poi quella del Teatro dell'Opera di Bangkok, ma sono le varie orchestre presenti nelle varie grosse città thailandesi. Perché se lo fa la Thailandia, che è uno degli ultimi paesi al mondo, non lo possiamo fare anche noi qui in Italia, noi qui a Napoli, che ci gloriamo, ci riempiamo la bocca di un passato illustre, ma che è passato, perché era nel 600 che le cose andavano diversamente, perché adesso ci troviamo in una sorta di medioevo culturale. Grazie. Fatto praticamente cantato, direi così, alcuni concetti che mi sono sembrati molto molto interessanti, e soprattutto anche per un collegamento che c'è oggettivamente tra l'intervento di Gemma e il suo, nel senso che sono cuciti entrambi, uno dal suggerimento finale del prendetevi la bella giornata, l'altro dice appunto Lorenzo prendetevi la musica, nel senso che poi alla fine sono due espressioni, non a caso, come dire, che riguardano il benessere, riguardano la ricchezza culturale anche di questa terra, e che di fatto sono anche la prima leva, potrebbero diventare anche la prima leva economica, visto che altre leve vecchie e del secolo scorso non funzionano più. Quindi questo mi pare veramente un contributo importante. Sentiamo che ci dice invece Angelo Farnetano, laureato con lode in ingegneria civile all'Università Federico II. Buongiorno a tutti, sono Angelo Farnetano e da qualche mese sono il dottor Angelo Farnetano. Sono laureato infatti in ingegneria alla Federico II di Napoli e ho seguito il corso di ingegneria strutturale geotecnica. Io sono nato a Maratea, ma sono cilentano. Il mio paese è Villamare, vicino Paesino, vicino Salto, per chi conosce la zona. Ho vissuto lì fino a 19 anni e poi sono venuto a Napoli a studiare. E poi sono venuto a Napoli a studiare. Io sono cresciuto quindi in un piccolo contesto dove l'infanzia è spensieratissima. Il pomeriggio con gli amici uscivamo e giocavamo a pallone ore intere e ci divertiamo così. Ho frequentato scuole elementari e media a Villamare e poi mi sono iscritto al liceo scientifico Carlo Pisacane di Sapri. Io fui uno dei pochi a scrivermi al liceo tra i miei amici, molti invertiti si iscrissero agli studi tecnici. Ho frequentato quindi il liceo scientifico a Sapri e poi all'ultimo anno è arrivato il momento di scegliere la facoltà, la città in cui frequentare l'università. Io fino a quel momento Napoli non la conoscevo, però sapevo che qui c'era una grande scuola di ingegneria, quindi posso confermare, è stato così. Della mia classe del liceo quasi tutti abbiamo fatto l'università, soltanto un paio non hanno continuato gli studi, mentre dei miei amici che hanno fatto gli studi tecnici, forse solo un 20-30% continuano a studiare. Gli altri hanno iniziato a lavorare, adesso c'è chi ha vinto un corso da militare, c'è chi è stato assunto in un centro commerciale aperto da poco nella zona e poi c'è ancora chi è disoccupato. Io comunque venivo a Napoli a studiare e devo dire che fui uno dei pochi a scegliere da come città, perché Napoli ne sentivamo sempre parlare male e ne avevamo paura. Infatti anche io le prime settimane non nascondo che camminavo un po' di timore per strada, poi però ho capito che le cose non sono tanto male come si dice. Mi sono un po' adeguato. E comunque, venendo a Napoli, i primi 3 anni ho vissuto in una residenza universitaria, la residenza Monteone.
E lì è stata una bella esperienza, si organizzavano incontri con un professore universitario, con un professionista, poi c'erano molti ragazzi in campo, molti ragazzi campani in campo. Gli anni successivi poi mi sono trasferito in una casa in affitto vicino all'università fuori tutta e sono ancora lì, sono laureato qualche mese fa. Devo dire, Napoli l'ho vissuto da poco, purtroppo lo studio mi ha lasciato poco tempo, però per poco che l'ho vissuto devo dire che è una città poco a misura di studente. A Forchilotta non c'era un punto di incontro per i ragazzi, abbiamo sofferto, una sera volevamo uscire a bere qualcosa, ma non c'era un punto di incontro e quindi restavamo a casa a studiare. Forse per fortuna o per sfortuna, non lo so. Comunque è stato così. Ora comunque sono laureato e devo dire che un altro po' a Napoli resterei. Resterei perché in questi 5-6 anni ogni tanto pensavo, ma Napoli è una città che ha la sua musica, Pino Daniele, il mio grande preferito. Una città che ha il suo teatro, la sua cucina, il suo cinema. Una città così, dicevo, è solo, forse è solo una grande città, con un grandissimo passato, con tante tradizioni che si tramandano. Quindi una città così ci rimarrei. Ci rimarrei proprio perché vorrei portare un contributo alla sua rinascita. Io insieme a altri giovani laureati, come me, insieme a persone più grandi di noi, persone che possiamo dire giovani giovani, ma senza più grandi noi non facciamo molto. Insieme a persone più grandi di noi possiamo ricostruire Napoli. Io penso alle leggi di edilizia, sono ingegnere civile. Io penso che a Napoli ci siano molte situazioni di degrado e di pericolo. Ultimamente si sono sentite di palazzine sgomberate nei quartieri spagnoli. Qualche mese fa è crollata una palazzina a Piaggio in Turco. Io penso a Napoli molto vada ricostruito. Può essere un'idea drastica, però io penso sia la soluzione migliore. Vi posso assicurare che in alcune parti del mondo si sta pensando di buttare giù alcune città e ricostruirle, proprio perché conviene economicamente rispetto all'adeguamento, al consolidamento. E comunque, poi a seguito di una ricostruzione c'è anche di solito una crisi economica. E poi anche penso che insieme al degrado edilizio che è presente in città spesso si associa a un degrado culturale ed è qui poi che la malavita gioco facile. E quindi questo è tutto normale quello che penso dell'edilizia a Napoli. E penso che poi rilanciando Napoli possiamo rilanciare tutta la regione, incluso il Cilento, e rilanciando Napoli verrà rilanciato tutto il Mezzogiorno, perché non si può pensare di far crescere Napoli e lasciare il sud così com'è. Quindi meno male questo è quello che penso, raccontando un po' la mia storia universitaria. E stamattina sono qua perché uno dei miei professori della tesi mi ha segnalato al sabato delle idee. Ho fatto la tesi del professore Amasco e il professore Magnico del Dipartimento di Ingegneria Strutturale della Federico II e il mese di ottobre andai dal professore Magnico per della tesi. Il professore mi chiese che esami avevo sostenuto, la media, disse, ma qui è un buon curriculum, ti voglio proporre questo argomento. È un nuovo metodo di calcolo, si chiama Dispersion Based Design, lo vogliamo studiare, dobbiamo fare un'applicazione. C'è un problema però è che anche noi conosciamo poco il metodo. Io comunque a fine mese accettai, avevo ancora un esame da fare, e se questo lo accetto però io voglio lavorarmi entro marzo. Professore mi guardo, guarda, è dura, però ci proviamo. Comincio a lavorare, faccio l'ultimo esame e poi a febbraio il professore ripresenterà la domanda che mi avrebbe permesso di lavorarmi a marzo. Il professore aveva ancora qualche dubbio, in realtà anch'io, però poi è andato tutto bene, la discussione è andata bene, il professore è stato contento del lavoro e quindi penso che mi abbia notato per determinazione che ci ho messo nel lavoro per il curriculum che avevo in università, un buon curriculum, e quindi per questo ha fatto il mio nome. Però comunque sono laureato, devo cercare un lavoro e devo dire ho qualche difficoltà. Fino adesso le scelte le ho fatte da solo. Ho scelto di fare ingegneria civile perché mi piaceva l'idea di stare in uno studio a fare dei calcoli e poi cacciare una struttura. Non c'è più che calcoli di chiamare modelli. Però è un'idea che mi piace e che mi piace ancora. Chiedo ogni tanto consigli alla mia famiglia sul futuro, mi danno qualche buona risposta. E devo dire che vorrei fare un'osservazione a questo punto. Mi piacerebbe che le aziende, gli studi professionali fossero loro a venire a cercare giovani laureati all'università e non noi che dobbiamo andare a cercare loro. Magari poi ricevere offerte di stage, di contratti di tempo determinato, magari pagati anche delle retribuzioni risorse. Io penso che l'università dovrebbe essere anche vista un po' come un collocamento. E se le aziende riuscissero a interessarsi anche all'università e viceversa, le aziende saprebbero i giovani in cosa sono preparati.
e quindi sarebbero agevolate nella loro assunzione. E i giovani sanno poi le aziende cosa cercano effettivamente. Quindi questa è un'idea che ho sull'interazione tra lavoro e università, perché io vedo un continuo, università e lavoro. Quindi ora in realtà io sto mandando dei curriculum a queste aziende, dove sono dovuto fare esperienze importanti, però queste aziende, molte di queste non stanno a Napoli, quindi ciò mi spingerà a colorare, di allontanarmi dalla campagna. Quindi mi dispiace, però soprattutto nel Cilento, per un neolaureato ci sono poche offerte. Vedremo le cose come andranno, sono fiducioso e poi, come dice prima Daniele, tanto l'aria sa da cagnare e io la penso allo stesso modo. Grazie Angelo Fanetano anche per la concretezza dell'intervento che insomma ci riporta dopo anche come dire, la sprezzata che abbiamo avuto negli interventi precedenti anche a un piano molto concreto che è quello del mondo del lavoro e delle difficoltà che ci sono. In questo senso mi colpisce anche positivamente il titolo particolarmente azzeccato degli organizzatori che quando parlano di sabato le idee dicono anche le utopie possibili. Perché in effetti qui stiamo parlando, il primo pensiero che mi è venuto con il primo intervento, con quello appunto di Gemma, in realtà stiamo parlando di utopie da un certo punto di vista, ma in realtà è forte come concetto dire che nel pensare la realtà di tutti i giorni, l'organizzazione sociale e politica di questa terra, di fatto si debba tirare fuori una parola come utopia. Giusto al sud Italia questo è necessario. Sentiamo Angela Scognamiglio, laureata in Collodi in economia all'Università Federico II e dottoranda di ricerca al Massachusetts Institute of Technology, conosciuto come MIT. Sono Annalisa Scognamiglio e sono laureata in economia. Ho conseguito il diploma di Master in Economics and Finance all'Università di Napoli Federico II e attualmente sono iscritta al secondo anno di dottorato in economia al Massachusetts Institute of Technology, come stavo dicendo. E la decisione di proseguire i miei studi negli Stati Uniti è stata accompagnata dalla precisa volontà di tornare in Italia, a Napoli, al termine del mio dottorato. Desidero intraprendere la carriera accademica e in particolare desidero intraprenderla qui, alla Federico II, che tuttora considero la mia università. Un posto in cui sono cresciuta umanamente e professionalmente e grazie anche al Master in Economics and Finance, che attualmente attira anche studenti dall'estero, ho avuto le basi per affrontare il mio primo anno di MIT. Dato il mio percorso ad oggi e le mie prospettive future, non può che essere la ricerca in tutte le forme e luoghi, ma con uno sguardo particolare alla ricerca accademica, il mio particolare interesse. La ricerca che è fondamentale in tutti i settori dell'economia nazionale deve costituire il motore di ripartenza del Sud, un Sud che deve liberare le sue energie creative, che troppo spesso e da troppo tempo vengono frustrate da un superficiale schiacciamento dei valori a favore di logiche non meritocratiche. Senza ricerca non ci può essere sviluppo economico ed umano, ma l'avanzamento della ricerca necessita di tre fattori importantissimi: investimenti che siano ingenti e soprattutto mirati. Si deve diffondere la cultura della meritocrazia e ci vuole trasparenza. La ricerca è un fattore produttivo strategico che non può e non deve essere assoggettato a logiche di profitto di breve periodo. Bisogna eliminare le inefficienze e gli sprechi, questo è verissimo, ma bisogna tenere sempre presenti le differenti esigenze dei singoli settori di ricerca e il perseguimento di precisi obiettivi in termini di ricerca, piuttosto che di fattori contabili. Bisogna puntare non solo al ritorno di ricercatori italiani dall'estero, ma anche a rendere i nostri luoghi di ricerca competitivi nel contesto internazionale così da attirare studenti stranieri. La ricerca è non solo futuro, ma anche e soprattutto fiducia nel futuro. È di questo che abbiamo bisogno noi, abbiamo bisogno di fiducia per tornare e per crescere nel progresso per una società, quella napoletana, che ha molto da dare e che attualmente vive in uno stato di rassegnazione. Questo è tristissimo. L'impegno si nutre di motivazioni e noi abbiamo bisogno di queste, voi ce le dovete dare. Il sogno nostro, mio e di tanti altri studenti italiani all'estero, solo di MIT nel mio dipartimento, su quattro italiani che sono nel mio dipartimento, tre vengono da Napoli. Noi vogliamo ritornare,
Vogliamo tornare qui per mettere a frutto tutto quello che stiamo imparando e che impareremo in questi prossimi anni. Il nostro sogno è che si creino le condizioni perché ciò sia possibile. Noi vogliamo tornare, ma voi ci dovete convincere a tornare. Questo è il mio augurio. Grazie a tutti. Grazie all'analista Ascolti Amiglio, che introduce anche un altro grande tema in realtà, che è quello della fuga dei cervelli, fuga, diciamo, andata senza ritorno spesso. Quindi sentire dire che c'è l'auspicio, addirittura l'intenzione di un ritorno per chi se n'è andato, per chi comunque ha fatto sacrifici, perché sappiamo quanto sia doloroso anche lo schiantamento, è una cosa che ho provato in prima persona, quindi come dire, la posso testimoniare. Dalla Sicilia, insomma, lei a Milano nell'87 non è stata un'impresa facile, quindi capisco per questi ragazzi come sia complicato oggi. Però a questo punto ci possiamo arricchire anche di una testimonianza importante come quella del professor Bernardo Segni, che molti di voi conoscono per essere un noto urbanista, è professore emerito a Venezia, è stato insignito dalla Legion d'Onore in Francia ed è anche membro della commissione per la Grand Paris che per, insomma, ridisegna di fatto il volto della metropoli europea. Professore, da lei vorremmo sentire la testimonianza di un percorso aritoso, visto che lei in questo momento sta anche a Bruxelles, dove opera. Dunque, spero che il dietro non ci non sono così tirato. No, no, non farò tanto la testimonianza della mia vita, anche perché, come vedete, è una cosa molto diversa, quindi è abbastanza vecchia, quindi se dovessi raccontare la mia vita, non mi sembra. Però posso dire che in una certa misura faccio parte anch'io della fuga del cervello, nel senso che da un certo punto in poi, di fatto ci sono, certo ci sono, ma di fatto ho deciso di andare in altri paesi, che sono paesi europei, paesi extraeuropei, l'America Latina, alla Cina, eccetera. E perché? Ma perché io lavoro solo se vinco dei concorsi. Questa è una questione, se volete, di un problema con me stesso. Cioè, fai un progetto solo se questo progetto ha dimostrato di essere migliore o più accettabile di altri progetti. Quindi solo se deriva da una vincita di un concorso. E allora capita che intanto in altri paesi i concorsi sono molto più frequenti che da noi, sono molto più trasparenti che da noi, e capita che quando si vince un concorso, 15 giorni dopo, l'annuncio della vincita, intanto si fa il concorso, la giuria decide e nel giro di pochi giorni i risultati ci sono, e nel giro di 15 giorni si è chiamati a firmare il contratto. E questa è una condizione ideale, perché se uno si è concentrato a pensare a un progetto per una città, per un luogo, eccetera, non può aspettare più degli anni, perché dopo anni pensa ad altre cose, insomma. Non che ha cambiato modo di fare l'architettura o di fare l'urbanistica, ma sta pensando ad altre cose. Io invece, per esempio, ho avuto un'esperienza, ed è stata l'esperienza che non è ci basta, in una città del nord Italia. Ho fatto un concorso, a un certo momento l'addetto, come si chiama l'addetto al procedimento, mi chiama e dice: ma senta, lei dispiace molto se vince l'altro, il mio amico. Figuriamoci, certo che mi dispiace, però il mio amico è un bellissimo, concorsi sono così, sono mica vince sempre. E io incontro il mio amico, l'altro grosso, e guardavo il mio. Mi dispiace, ma mi aiuto tu. Dopo un po' reincontro un amico, cioè, cosa stai dicendo? Io ho vinto un terzo, ma la storia non è finita. È che un anno dopo
ma chiamando il sindaco di questa città, che non è un paese, è proprio una città, uno Stato. Lui mi dice sempre, secondo me non dovrebbe più darci una mano, perché quello là non ce la capo poco. Allora, tutto può capitare al mondo, però a lei poi si vuole così. Ma insomma, a questo punto ho detto, vabbè, no, ho capito. Vado a lavorare in altri paesi, e in altri paesi mi trovo male, posso vincere, posso perdere, ma se vinco, realizzo una cosa importante. E quindi ho potuto studiare, nel senso che ho potuto occuparmi dei problemi e cercare di risolverli, cercare di costruire prospettive per il futuro più interessanti di molte città, alcune delle quali sono piccole città. A me piace attraversare gli scali. Un villaggio per me può essere tanto interessante quanto una grande metropoli, piccole città o grandi metropoli. Se mi consentite, Parigi è una metropoli piuttosto importante. Non così importante come i parigini pensano, ma però abbastanza importante. San Paolo, il Brasile, è una città piuttosto importante. Allora, ho potuto occuparmi di piccole situazioni, di situazioni e di grandi. E mi sono fatto alcune convinzioni. Quando dico convinzioni, intendo dire alcune ipotesi. Convinzioni per me non sono ipotesi per gli altri, di cui vorrei parlare brevemente, tre punti. Il primo riguarda l'utopia, il secondo riguarda ciò che io propongo di chiamare la nuova questione urbana, e il terzo riguarda le politiche urbane. Allora, se io dovessi dire, negli anni passati c'è stato un lungo dibattito, che ho trovato curioso e sterile, sull'identità europea. E ci sono disturbati terreni molto, molto delicati per i giovani. Io invece credo che ci sia qualche cosa di veramente specifico della cultura europea, dall'antichità classica fino ad oggi, che è l'unica cultura nel mondo che ha prodotto utopie. E dall'antichità classica, la Repubblica di Platone. E questo è un po' non lo troviamo, la produzione di utopia non la troviamo in altre culture. Cioè questo sforzo estremo di immaginare una situazione futura possibile. E io vi vorrei rinviare a un libro che è il libro fondatore del pensiero moderno e del pensiero progressista moderno, cioè il progressista, senza, non diamo subito un contatto miseramente con tutti quanti, che è del 1519, l'utopia di Tommaso More. E come è fatto questo libro? Come lo immagino che molti lo conoscono, però ha fatto di due parti. Una prima parte è una serata critica attraverso l'artificio letterario di tante isole che vengono visitate della situazione attuale al tempo dell'Inghilterra, e la seconda parte è la descrizione dell'isola di Utopia. E se noi leggiamo entrambe queste parti con attenzione, troviamo che i temi della critica sono temi che permangono tuttora. L'iniquità del regime fiscale, l'iniquità dei criteri di giudizio, e che i temi che vengono sollevati e proposti in questa isola d'utopia sono temi che ci hanno accompagnato e ci accompagnano, temi relativi all'educazione, ai giovani, temi relativi alla famiglia, temi relativi all'ambiente, e di seguito. Allora, per questo che lo considero, in dettaglio, ma per questo lo considero come un testo fondatore del pensiero progressista, e penso che questa capacità di immaginare un futuro,
uscendo dalla interpretazione un po' legale del termine utopia come qualcosa che non si può realizzare, sia in realtà il carattere specifico della cultura europea. Ci ritornerò. Secondo punto, studiando molte città, varie dimensioni, mi sono convinto che siamo in presenza di una grande questione urbana, nuovamente, cioè che molti dei nodi delle società e delle economie contemporanee non possono essere affrontati e sciolti se non pensando alla situazione della città, che deve essere messa al centro di ogni nostra riflessione. E che la crisi che stiamo attraversando, tutto il mondo sta attraversando, rende questa cosa estremamente urgente. Allora, tre banalità. Primo, tutti sanno che siamo in presenza a livello del pianeta di un grandissimo fenomeno di urbanizzazione, di cui a qualche decennio la stragrande maggioranza della popolazione del pianeta vivrà entro città, aree metropolitane o aree fortemente urbanizzate. Secondo, questo è un dato che anche con la nostra difficoltà di fare previsioni, però questa tendenza, seconda constatazione, le disuguaglianze sociali stanno crescendo in modo rapido, accelerando, a partire dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, in tutto il mondo occidentale, che è quello dove vengono fatte le misure di questa cosa, negli altri paesi non ci sono risoluzioni, le disuguaglianze sociali stanno in modo grave e rapido e accelerato, ivi compreso nel nostro paese, dove sono piuttosto più grandi. Terza questione, terza banalità, terza questione, i problemi ambientali diventano piuttosto gravi. E tutti sanno che una gran parte della responsabilità dei problemi ambientali, del riscaldamento del pianeta per l'interpasso, derivano dal modo in cui usiamo il territorio, nelle grandi aree urbane, nelle aree urbane, non solo a causa dell'automobile, delle emissioni, ma tutto il sistema produttivo, il sistema dei comportamenti di consumo, tutto converte, soprattutto in grande Europa, ad accelerare il cambiamento climatico. Sono tre ragioni non da poco per mettersi a studiare attentamente questo problema. Devo dire subito, non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una questione urbana. Una primissima storia ci porta a dire che la prima volta in cui si è riconosciuto la questione urbana come una chiave del problema dell'intera società è stata a metà del 1700, si chiamava la polemica sul lusso, ma insomma i nascenti imprenditori, quelli che poi poco dopo avevano fatto la rivoluzione industriale, cominciavano a dire un momento, la ricchezza la produciamo noi, non gli aristocratici consumatori della città. La città è consumatrice, cioè con le sue abitudini di consumo, cioè noi siamo il prodotto. E qui possiamo capire che c'è un momento di svolta nelle economie allora europee importante. Una seconda volta che sì, è stata metà della 800, questo è molto noto, quando si è passati dal sistema semi-artigianale della piccola industria dispersa nel territorio al sistema di fabbrica, con grandi concentrazioni di popolazione operaria nelle grandi città e con l'emergere di una questione delle abitazioni, viene chiamata così. Cioè, ancora una volta, un cambiamento della struttura della produzione, struttura della società, dei rapporti tra i vari gruppi sociali, nella struttura delle istituzioni. Comincia ad esserci la città come istituzione diversa, fa emergere una questione. La terza
la terza volta è la svolta del secolo, 800, 900, chiamata la costa, cioè quando si comincia a riconoscere le merci della metropoli, l'esperienza che viene studiata da Benjamin, da Cracau, come un territorio urbano che non, del quale non riusciamo più ad impossessarci, personalmente, non riusciamo più a conoscere tutta la nostra città, ma anche il contesto. E ancora una volta una modifica nei rapporti, comincia un'organizzazione del lavoro diversa, che poi abbiamo chiamato il terrorismo, eccetera, e l'emergere di un nuovo soggetto sociale che abbiamo chiamato la massa. Un termine molto vago, ben preciso, ma che e poi a metà degli anni 60 del XX secolo la questione urbana che viene studiata da Castello, Ferra, De Sartò, come allo svanire dell'organizzazione del lavoro di tipo terrorista, al passaggio ad un'altra organizzazione del lavoro, una valorizzazione dell'autonomia del soggetto, dell'individuo, ha una valorizzazione dei temi della vita quotidiana. Oggi la crisi, secondo me, ci pone di fronte, attenzione, siamo probabilmente dalla crisi non usciamo con la stessa struttura economica, con la stessa struttura sociale, con le stesse relazioni tra i vari gruppi precedenti. Interpretare questi momenti per delle pause, mettere tra parentesi, è sempre stato sbagliato. Per oggi, per ora, quello che vediamo è che la crisi implica una forte concentrazione del potere, una forte concentrazione del potere economico e anche del potere politico. E anche una richiesta di forte concentrazione del potere. Implica una forte divergenza dei redditi e delle condizioni di vita dei ricchi e dei poveri, i termini sono troppo rozzi per farlo, implica una ristrutturazione del mondo produttivo che non riusciamo ancora bene a capire quale possa essere, e quindi anche una ristrutturazione dei rapporti sociali tra la società. Allora, il secondo punto di partenza è che siamo in presenza di crisi urbana forte, che si articola, questo è il punto che secondo me dovrebbe interessarci meno, che si articola in modo differente nelle grandi città del nord, qui del nord intendo il nord dell'Europa, ma intendo il nord del mondo, e nelle grandi città del sud, tra le quali io metto le città mediterranee, Marsiglia, Napoli, Atene, Algeri, con una specificità di queste città, che una specificità che noi dovremmo in qualche misura rivendicare, nel senso di dire al momento non siamo tutti uguali, i problemi non si danno in modo analogo a Parigi, ci sono alcune cose, ma non si danno in modo analogo a Parigi, a Napoli, a Marsiglia, ad Atene, eccetera. Quindi uno studio di come questa crisi, questa questione urbana si presenta nelle diverse città del nord e del sud, abbiamo di vedere. Faccio due esempi che così ci capiamo subito. Io sto studiando un problema apparentemente molto semplice. A Rio de Janeiro c'è stata una cosa tipo quella di Messina. Cioè, a un certo momento una favela di Rio de Janeiro si è andata giù, perché era stata costruita su un terreno instabile, a questo punto il governo brasiliano ha varato immediatamente un piano per il recupero del paese. Un governo brasiliano nel senso che dice bisogna fare una serie di progetti, di progetti, mettiamo a disposizione una serie di fondi, il governo può pagare per fare questo. Allora vengo chiamato per dare una risposta a come si fa. Avevo chiamato in un gruppo di tre persone, un olandese e un tedesco. Allora c'erano quasi pazienti. Allora,
l'olandese dice guardate, non c'è niente da fare, lo dico l'ingegnere, ecco, non c'è niente da fare, bisogna cade da solo tutte le faveras e ricostruire. Ma solo nella città di San Paolo sono 2.500.000 di persone. Qual è il piano di edilizia sociale che voi potete varare per 2.500.000 di persone? E ammesso che lo variate, quanto tempo ci vuole per realizzarlo in piano di questo genere? Non è un'ipotesi credibile. Perché non avete mai i fondi per fare 2.500.000 di abitazioni, sì, abitazioni per 2.500.000 di persone, solo San Paolo 2.500.000, poi a Rio ce ne sono altrettante, che sia ancora. Quindi l'unica cosa è cercare di lavorare con ciò che esiste e cercare di usare una politica incrementale in cui step by step si migliora la situazione di ciò che esiste. Avendo dei vincoli di bilancio, perché c'è stati i vincoli di bilancio, evidentemente sono sempre stretti i vincoli di bilancio, mai visto qualcuno che ha i vincoli di bilancio. E questo è un piccolo esempio, sì, ma è un esempio di come in realtà i problemi della città oggi si pongono questioni che hanno conseguenze molto più grandi sull'intera economia. L'altro esempio viene da Parigi, come sapete abbiamo studiato. Il presidente Sarkozy aveva un personaggio strano, però è un personaggio che vendeva ogni tanto grande interesse, ha lanciato questa idea di dire questa metropoli deve avere un progetto per il XXI secolo, un progetto dopo, è stato chiamato un progetto dopo Kyoto. Cioè mettendo i problemi di pensare al centro, proprio convenzione di Kyoto. Chiamate 10 architetti di tutto il mondo e sentiamo che idea. E sono stato chiamato, altri e abbiamo lavorato in parallelo con questi. Allora, noi abbiamo proposto una cosa molto, molto semplice, abbiamo detto. Parigi è una città molto diversa, dove le disuguaglianze sociali si percepiscono spazialmente, dove c'è una sorta di ingiustizia sociale che si rappresenta in un'ingiustizia spaziale. E se andiamo a esaminare i quartieri, quelli che poi danno luogo intanto a sollevamenti importanti, il 2005, così parlato, il bambino parigino, insomma. Vediamo che questi quartieri sono tutti racchiusi da una serie di infrastrutture che costruiscono Parigi. Studiare bene Parigi, il grande Parigi, non Parigi, dove si chiama come turisti, noi siamo andati a abitare fuori. Non è stato anzi molto interessante. Però noi la mattina ci alzavamo e non riuscivamo a uscire dal quartiere dove eravamo. Non riuscivamo né a piedi, né in bicicletta, né in macchina, perché trovavamo sempre o un'autostrada, o una ferrovia, o un canale, o una zona industriale importante, eccetera, e l'unico modo che avevamo era quello di prendere immediatamente il posto per andare sull'autostrada, oppure prendere la ferrovia, perché sotto riusciamo a andare in un'altra. E ragionando su questo abbiamo cominciato a lanciare lo slogan, se volete, che però oggi è diventato un nuovo comune. La mobilità fa parte dei diritti di cittadinanza, cioè ogni cittadino deve essere messo in condizione di muoversi e di accedere in modo generalizzato a tutta la città, a ogni luogo della città, quindi una sorta di accessibilità generalizzata che garantisca questo diritto di cittadinanza, un diritto, sono tanti altri, un diritto molto. E quindi abbiamo proposto allora di fare di Parigi una città porosa. Quando dico una città porosa, i napoletani dovrebbero subito.
questo concetto della porosità è stato proprio inventato per Napoli. Ma ce lo siamo dimenticati, forse perché negli anni 30, nessuno di noi è vivo, non lo so, però si può leggere anche. E una città porosa, una città cioè che, dove i vari modi sono tra di loro connessi, dove una città permeabile, una città dove, che possa essere attraversata in tutti i sensi, in tutti i modi, sì, sto facendo roba, in tutti i modi. E abbiamo detto, attenzione, usciamo da quest'idea gerarchica di Parigi, un centro, una periferia, una prima colonna, una seconda colonna, eccetera. Proviamo a pensare alla città, a una città isotropa, cioè dove non ci sono direzioni fortemente privilegiate. Naturalmente le gerarchie e isotropie sono due concetti estremi, non esiste mai una gerarchia assoluta, anche al tempo del Re Sole, non esisterà mai un'isotropia assoluta, ma mettiamo il cursore un po' più da parte dell'isotropia, da parte della gerarchia, cambiamo. E qui devo dire, con grande mia sorpresa, ho trovato che il Presidente Sarkozy ha detto, bravo, ho capito. Bisogna tutte le epoche, e questo mi ha fatto, mi ha dato molta forza, tutte le epoche hanno lasciato una traccia in questa città di Parigi. Qual è la traccia che lasceremo noi? Io trovo che questo sia un punto fondamentale, ma naturalmente mi pongo questo in termini nati. Qual è la traccia che lasceremo noi? Una diversa struttura spaziale, una struttura spaziale che non sia radiocentrica, che non sia più centrata solamente sul Louvre, veramente centrata sul Notre Dame, non sia centrata, ma perché questo è insostenibile, oltre a una certa dimensione questo diventa insostenibile, infatti la nostra bella esperienza, per metodo della linea A, della linea B, alle 8 di mattina, alle 7 e mezza di mattina, io ho sempre un'idea del Presidente della Regione, ho l'idea che tutti i nostri amministratori, tutti i nostri politici dovrebbero essere costretti a fare una settimana al mese la vita del semplice cittadino, cioè andare a un proprietario a prendere il suo però credo a me che sarebbe un cittadino. Allora, non regge più, perché quando voi avete 12 milioni di abitanti che convergono tutti di necessità su una stazione metropolitana, la stazione di Chatrina, Parigi, tutto va in piedi. Allora, Napoli ha fatto gli sforzi sul terreno della mobilità e del trasporto, poco conosciuti, devo dire. E ciò che viene conosciuto, lo dicevo stamattina, ciò che viene conosciuto sono le stazioni metropolitane, ma tutto il ridisegno della rete, la riutilizzazione della rete, eccetera, non è molto conosciuto, eppure invece è importante. Allora, io credo che bisogna cominciare da idee molto semplici in questo genere per riuscire a costruire la nostra utopia. Dico solamente due frasi ancora. Noi abbiamo cominciato a sostituire un po' di tempo qua, e dovremmo riferirci a questo, alle tre parole fondatrici della modernità. Tutti conoscete, libertà, libertà, abbiamo sostituito altre tre parole, che sono sicurezza, identità, all'altro estremo, e equità. Invece siamo disposti a rinunciare a un po' di libertà per avere di sicurezza, non ci crediamo all'uguaglianza, qualcosa di equo, stiamo affermando il valore dell'identità in modo forse estremo. E questo secondo me è qualcosa che distrugge, demolisce alle radici tutta la costruzione del diritto, moderno, della modernità. Per carità, si può uscire, si può entrare in un'altra epoca, ma dobbiamo farlo, abbiamo da vedere in modo molto consapevole. Perché è evidente che le tre parole che ho detto, sicurezza, equità, identità, non sono compatibili
come la costruzione giuridica che si è avuta nell'Europa, nel mondo occidentale, in tutto il mondo, a partire dalla prima. Faccio un esempio e poi chiudo. Continuiamo a parlare di solidarietà. Ecco, ne parliamo in due modi a mio modo di vedere totalmente scoperti, che riguardano la città in molte cose, in modo molto scoperto. Uno, solidarietà come un atteggiamento un po' buonista, dai, siamo buoni, bisogna essere solidari con chi sta peggio di noi, un po' all'inizio della modernità, dell'associazione caritatevole, qui dobbiamo molto, e l'altra invece è una versione molto monetaria. La Valtellina dà l'energia elettrica a Milano, dà l'acqua potabile a Milano, bene, noi facciamo che la Valtellina abbia uno sconto sulle tasse, così Milano non ci perde niente, sono le tasse della Valtellina, non sono le tasse della Milano, però c'è l'acqua, c'è l'energia. Io credo che bisogna uscire da questi due. Solidarietà è due cose che stanno assieme e necessariamente stanno assieme, solidarietà. Io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa, una cosa, non una finta e non con un atteggiamento caritativo. Riusciamo a costruire una solidarietà. Voi capite che sto parlando dei rapporti, io sono milanese, non me ne scuso. Ecco, voi capite che sto parlando di rapporti tra i vari gruppi territoriali del nostro paese. Cioè io ti do una cosa, per esempio il sud potrebbe dare un sacco di energia al nord, se invece di costruire le paleoliche, se i pannelli fotovoltaici, perché ci sono gli incentivi, si costruissero entro un piano. E io ho discusso con Rubio, che non è l'ultimo venuto in fin dei conti, sarebbe possibile alimentare dal sud l'energia che tranne a nord l'energia di cui ha bisogno, ma vi rendete conto di quale modifica nei rapporti di forza tra sud e nord si instaurerebbe a quel punto? Io ti do dell'energia, ma tu mi dai delle cose, non dei quattrini che poi vengono spesi in mano molto, eccetera, delle cose. Allora, io credo che questa sia la strada per risolvere la questione urbana, ivi compresa la questione urbana. Io amo moltissimo l'acqua. Mi spiace di essere nelle condizioni sempre di dover dire, però non la conosco abbastanza. Ma credo che anche molti napoletani non la conosco abbastanza. Allora, capite che i problemi di Napoli sarebbero affrontati, concettualmente affrontati, non i problemi di Napoli, i problemi di Napoli, i problemi di materia, di finanza. Bene, non so se vi ho detto le cose che mi hanno interessato, ma comunque sono un po' davvero, perché in realtà ha messo moltissima carne a fuoco, non ci vorrebbero forse un seminario di una settimana per sviluppare i temi del professore, anche dopo quello che la semina pure che a loro volta hanno fatto i giovani. Volevo soltanto passare alla parte successiva e finale della nostra conversazione, perché il professore ha evocato, ovviamente prima ho detto io l'utopia, il professore ha tirato in ballo giustamente il libro dei libri, l'utopia con Tommaso Moro, però qui siamo nella patria adottiva, purtroppo anche carceraria, di Tommaso Campanella, che appunto scrisse La città del sole, che è appunto l'utopia scritta, come dire, più bella, forse scritta da un meridionale, tra l'altro non voglio considerare Platone ancora più meridionale, diciamo, di Campanella. E Campanella ovviamente parlava di Taprobana, che era questa isola, diciamo appunto, in un luogo, un luogo di utopie, collocata probabilmente all'altezza di Sinon, e in un luogo, diciamo, all'altezza della linea tropicale.
ha cercato nello sforzo di sofferenza, che era quello di chi rinchiuso immagina la città ideale nella quale vorrebbe vivere, appunto praticamente siamo alla fine del 500 fine del 600, e naturalmente introduce dei concetti che poi sono esattamente quelli che poco fa evocava il professor Secchi, appunto quelli che riguardano la sicurezza, l'identità, l'equità, tre valori che hanno sostituito i tre valori francesi, libertà, appunto, egalità e fraternità, e che oggi sono percorribili, ci ha ricordato il professore, con un piccolo sacrificio della libertà, appunto. Cioè, quindi possiamo ottenere più sicurezza, identità e equità a patto che sacrifichiamo un po' la nostra libertà. Allora io sottopongo anche questi temi a chi ci governa a questo punto, a chi deve tradurre un po' queste esigenze in un luogo invece che esiste, non è un luogo di utopia. Quindi darei la parola all'assessore regionale Sergio Petrella, che appunto guida le attività produttive. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ringrazio per questa bella opportunità, in particolare di aver sentito dei giovani, quindi vi complimento, perché noi dobbiamo partire appunto da quelle che sono le aspirazioni dei giovani, perché almeno anch'io ho un'età tale per la quale penso che il mio compito oggi non è altro che cercare di riuscire a offrire ai giovani il mondo che loro desiderano avere. Nel fare questo, consentitemi un attimo, anche da parte mia, prima di tutto, di cercare ancora di sentirmi dentro di me giovane come tale, non tanto come un'utopia, li chiamo sogni, perché l'utopia dà un senso di qualcosa di non realizzabile, ma i sogni invece si realizzano. E il mio sogno oggi fondamentalmente è il seguente. Molti di voi sanno che io vengo dal settore aerospaziale, ho vissuto tutta la mia vita a pensare di far volare satelliti da aerei. È una mia profonda convinzione che oggi, se si guarda l'evoluzione che abbiamo avuto a partire dal Novecento ad oggi, considerate a me giovane studente di ingegneria aerospaziale quando gli americani sono andati sulla Luna, il mio primo problema è che ci sarà ancora spazio per me nello spazio quando da studente vidi che erano arrivati sulla Luna. E se vedete oggi la stazione spaziale, gli astronauti che girano, le missioni che facciamo sui pianeti, voi vedete che in pochissimi anni abbiamo avuto un'evoluzione tecnologica enorme. Però corrispondentemente consentitemi di avere un sogno, perché se io guardo la storia che ho vissuto e che la storia che ho letto, la storia che ho studiato, mentre dopo questa evoluzione tecnologica dovuta a grandi investimenti, al discorso della ricerca è importante, la ricerca è fondamentale, dall'altra parte, guardando la storia, io vedo che il ladro di migliaia di anni fa è ancora il ladro di oggi, l'assassino di migliaia di anni fa è l'assassino di oggi, la guerra di tanti anni fa e la guerra di oggi è forse peggiore. E quindi mi sono chiesto dentro di me, ma com'è che noi abbiamo operato tanto per lo sviluppo tecnologico e la ricerca? E dall'altra parte io non vedo quello che è l'investimento in quello che ho detto del punto fondamentale di tutto quello che stiamo dicendo, l'etica. Noi oggi poniamo un'attenzione all'etica che è quasi trascurabile. L'abbiamo posta nella scuola, l'abbiamo posta in tutte le varie sedi, per quale oggi il vero problema che noi stiamo discutendo, a mio avviso, e consentitemi di avere il mio sogno, la mia utopia, è che la vera chiave di volta rispetto alla quale oggi ci troviamo è il fatto che noi dovremmo iniziare in questo secolo una nuova visione di come, poiché io credo nella cultura, insegnare l'etica, insegnare che lo sviluppo e anche quindi la solidarietà non si ha se non si riesce a coniugare il concetto che la mia libertà è il mio diritto e il mio bene va coniugato con il bene e il diritto degli altri. E se voi notate, questa nostra società di oggi, di questo io chiedo anche l'aiuto dei media, oggi fondamentalmente quello che noi diamo come immagine in quello che diciamo, in quello che facciamo, è l'immagine prevalentemente del negativo. Se voi vedete a volte dei telegiornali, se leggete dei giornali, fondamentalmente quello che è il messaggio culturale che noi diamo
e a volte lo diamo nelle famiglie, quando diciamo ai nostri figli stati attento, qua senza raccomandazione non si va avanti, poi diciamo stai attento quando esci perché chissà che possa avvenire. Oggi noi senza accorgerci stiamo trasferendo pian pianino una cultura che io chiamo, diciamo, tipo la vita nella giungla, per cui è automatico che i giovani poi vengano e ci parlino che non hanno fiducia. È naturale che i giovani vengano e dicono io me ne devo andare via perché qua non ci sta futuro. È naturale che un giovane esce con un coltello dentro la tasca perché ha paura del mondo che sta andando ad affrontare. Quindi consentitemi di avere il mio sogno, la mia utopia. Alla base di tutto quello che stiamo dicendo, alla base di quello che hanno detto i nostri giovani questa mattina, il piacere di rientrare, la visione da qui a 20-30 anni di quella Napoli che ci è stata descritta, secondo me c'è fuori una grande scommessa che io leggo dentro di me per quanto riguarda la mia sfera possibile e la mia utopia possibile. Ma perché invece di dare all'energia al nord e a tutto il mondo, noi che siamo stati una cella di cultura e di grande capacità, non diamo una prima grande risposta nel ritrovare tutti quanti il coraggio di coniugare le grosse e grandi risorse con la capacità di rimettere al centro l'etica, il convincimento che fare il proprio interesse a danno degli altri non è il proprio interesse. Quello che la sera ci deve fare stare davanti al nostro specchio e guardandoci dentro lo specchio dobbiamo leggere gli occhi dei nostri giovani, dei nostri figli e renderci conto che se quel giorno non siamo andati a lavorare imbrogliando dicendo che non stavamo bene, se quel giorno abbiamo rubato su un contratto con lo Stato, se quel giorno siamo passati col rosso per la strada, noi in quel momento non stavamo facendo il bene dei nostri giovani, dei nostri figli. E quindi prima parte, e poi mi fermo qui perché ce lo porto nel cuore questo mio dolore del fatto di vedere che però è un sogno e io lo voglio portare avanti e quindi ve lo dirò fino alla nomica. Troviamo qui, in questa regione, la capacità di dare uno schiaffo da un punto di vista di quello che è l'evoluzione mondiale e sociale, mettendo al centro l'educazione e l'etica attraverso tutti i nostri sforzi. E rispetto a questo, quello che devo diciamo mettere in risalto è che io delle volte ho fatto la proposta anche in Senato, che ho chiamato la proposta della pari opportunità tra il bene e il male. Mi farebbe già piacere, parliamo tanto della pari opportunità tra uomo e donna, cioè parliamo della pari opportunità per quanto riguarda i secondi che i politici fanno per televisione, e io voglio parlare della pari opportunità tra il bene e il male. Io voglio che i miei figli, che i miei giovani crescano sapendo liberamente che ci stanno le cose che non vanno bene, ma io vorrei vedere le tre pagine di un giornale anche sulle cose di tante persone che voi non vi rendete conto a volte, si svegliano la mattina per crescere i propri figli, tanti giovani che stanno nei laboratori a guadagnare poco e a fare la loro ricerca con serietà e così via. E allora di fronte a questo io che sono universitario, che vi devo dire? Io vi devo dire che è assurdo, è inconcepibile che in un paese moderno e civile, dove nel mondo ormai il mondo è cambiato, dove quelle povere persone che noi chiamavamo le persone del terzo mondo, quasi dimenticandocele mentre morivano per la strada, oggi hanno tecnologie e capacità per le quali possono in un modo o nell'altro condizionare l'evoluzione del mondo, noi rispetto a questo oggi, io che sono universitario, che ho vissuto tutta la mia vita nell'università, che amo l'università, che cosa vi devo dire? Vi devo dire che l'università oggi italiana non è più competitiva. Un'università nella quale è possibile a una persona poter lavorare o non lavorare ed essere messa sullo stesso piano e quindi, come si parlava prima di meritocrazia, un mondo in cui voi nella stessa stanza potete avere una persona che lavora e una persona che non lavora e non siete in grado di poter discriminare tra i due comportamenti, non è più un paese civile. E quindi a questo punto l'altro elemento fondamentale, oggi, e vi faccio l'esempio della mia parrocchia, dell'università, ai tempi miei noi lavoravamo fino alle 9 di sera, ci cacciavano i bidelli, il sabato e la domenica pagavamo la guardia all'ingresso per consentirci di entrare a lavorare sopra il calcolatore che stava in funzione. Oggi alle 2, alle 2 e mezza io nell'università non trovo più le persone, ma oggi. Allora era anche possibile, le frontiere erano chiuse, quelle povere persone morivano per la strada e non avevano la tecnologia avanzata. Oggi il mondo è cambiato,
E se noi non lavoriamo su questo, è finita. E il concetto sociale, e parlavamo ieri del discorso della musica, il concetto sociale oggi non può essere più il paravento per bruciare dentro un camino dei soldi che poi non servono allo sviluppo della vita dei cittadini. Quella persona che paga le tasse, quelle persone, quelle povere persone che pagano le tasse e devono crescere i loro figli, devono sapere che i soldi che noi investiamo servono perché hanno due risvolti fondamentali, o un miglioramento sociale o un miglioramento economico. Non possono essere soldi che vanno in un camino e vengono bruciati al vento e non portano né sviluppo sociale né sviluppo economico. E quindi il vero problema oggi di un amministratore, e io sono stato chiamato in questa nuova veste, è quella là di domandarsi ogni volta che fa qualche cosa: ma vogliamo capire bene prima di farlo quali sono i risvolti di impatto sociale e o economico che ne derivano? Perché questa è la domanda fondamentale, perché se voi vi ammantate su una decisione dicendo che è una decisione politica, ma che cos'è la politica? La politica è un unico obbligo, la politica vuol dire fare il bene dei cittadini, è l'unica possibilità che c'è stata per coniugare il significato di politica per me. E di fronte a questo l'unica possibilità è domandarsi se c'è risposta a queste due domande. Quando voi vedete determinati investimenti e andate a chiedere: ma avete fatto un'analisi del costo-beneficio di questo? Parlavamo prima dei trasporti, le linee, noi dobbiamo assicurare i servizi minimi dei trasporti. Dobbiamo essere sicuri che tutti i cittadini, anche le fasce sociali che non hanno la possibilità o che vivono su un pizzo di montagna, hanno il diritto di avere il trasporto. Ma io non capisco perché poi, se ci sta il miliardario padrone di un grande albergo a Capri, deve prendere l'aliscafo pagandolo un ventesimo del proprio costo, mentre quella signora che sta a casa e sta tirando ogni giorno fa quello che è, tutto ciò che è necessario per risparmiare, gli sta pagando una parte del biglietto. Io lo capisco. E quindi il discorso sociale, il discorso della solidarietà, secondo me va coniugato in due cose: da una parte l'etica del comportamento e dall'altra parte il coniugare il concetto della politica. La politica non è fare una cosa perché questo porta a me vantaggi in termini di voto o altre cose. La politica vuol dire chiedersi al momento che stiamo facendo quello che stiamo facendo se da un punto di vista di etica io ho fatto tutto ciò che era possibile per dimostrare che quell'investimento era utile dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Se faremo quindi così, io penso che daremo una risposta a questi giovani, che io spero tanto che restino con noi qua in Campania, perché le persone valide devono restare qua. Grazie. Grazie all'assessore Vetrella per questa analisi. Io a questo punto direi, appunto, concludiamo, non senza aver rivolto all'assessore, al presidente Caltoro, che poi è quello che ci governa, quello che deve rendere, appunto, giocare col titolo di questi incontri, l'utopia di cui parliamo, possibile, appunto, realizzarla governando. Una questione che naturalmente non è da poco e non gli chiediamo di risolverla in due battute oggi, però insomma, governatore, qui se il termine non è offensivo, perché ci preferisce presidente o governatore, diciamo, comunque, vabbè, secondo me governatore è un titolo onorevole, onestamente, perché significa uno che indica come educatore, come giornalista, come il fabbro, come il professionista, insomma, l'operatività del ruolo. Allora, qui spaziamo da una richiesta, suggerimento, provocazione da parte dei giovani che dicono: prendetevi la bella giornata oppure la musica, oppure dateci un posto di lavoro qui senza costringerci ad andarcene, evitando che ci sia la cosiddetta fuga dei cervelli, anzi, ci dice Annalisa, fateci tornare, stiamo avendo questa esperienza perché vogliamo tornare. Però d'altro canto lei fa i conti con la realtà effettivamente complicata, tant'è che figurativamente tiene in mano una bella scimitarra con cui sta tagliando, insomma, il tagliabile in questo momento. Non è un compito facile. Mi sono permesso di scrivere stamattina che, appunto, le grida di dolore, diciamo così, di alcuni settori, o anche tutto sommato il ringraziamento, si sentono nell'aria in questo momento. Però io penso che
proprio per costruire l'utopia possibile, per renderla possibile, naturalmente oltre che risanare, che è il primo atto del governo, bisogna anche pianificare il futuro. Ecco, qual è però lo sviluppo, qual è la crescita che dalla sua posizione in questo momento si può indicare, la rotta che insomma in qualche modo possa confortare l'orizzonte di chi, come questi giovani, in realtà in campagna sceglie rimanere o tornare eventualmente. Intanto grazie, ringrazio Marco Salvatore, l'animatore di queste giornate, di questi sabati delle idee, per questo invito e tenterò di, insomma, il tempo che rimane, di rispondere alle varie questioni, sollecitazioni, chiaramente dire la mia opinione, al di là di rispondere alle sollecitazioni che ci sono state. Parto da dove parto? È complicato. Ma diciamo che parto dall'articolo che hai fatto tu questa mattina, poi veniamo al resto. E, visto che l'hai citato, io l'ho letto con attenzione, chiaramente l'ho letto in parte perché si riferiva alla politica regionale e quindi al sottoscritto, quindi sono interessato a leggere. Mi sono preoccupato di più perché tu hai fatto un legame stretto tra il calcio e la politica, allora ho visto quello sarà un articolo che leggeranno, che come si legge calcio, quindi sono preoccupato in particolare di capire come dovevo risponderti. Allora parto dal calcio. Dai questa opportunità e penso che proprio lo sport nazionale, quindi oggi del fatto che siamo molti di noi impegnati a fare altro, ma insomma, e saltiamo le partite, diciamo, insomma, però vedo gli italiani sono chiaramente interessati al calcio come sempre, in particolare napoletani, e quindi commentano la situazione che sta avvenendo. E credo che proprio un errore sia stato nostro di fondo, di aver giocato male, perché abbiamo giocato male pare evidente, che la situazione della nostra regione sia una situazione che c'è evidente, i problemi che abbiamo sono evidenti, i problemi come sono le cause. Allora, se è vero che nel calcio ci vuole una grande operazione di verità, non sogni, forse in qualche caso neanche utopie, per realizzare effetti pratici, per dare risposte, in qualche caso bisogna fare bene le proiezioni di verità, nel quale partire dallo stato dell'arte, da quello che c'è, perché se no si chiudono le persone, sì. Una parola in più detta da un politico o da un allenatore fuori luogo genera effetti devastanti. E non aver capito che la crisi del nostro calcio, come in parte la crisi della nostra politica e in parte dell'amministrazione, del Mezzogiorno in particolare, è proprio questa. Non aver capito e non capire, ed è questa una nostra responsabilità, e quindi verità, rigore, serietà nei rapporti, e non dire una parola in più, che potrebbe generare un effetto che poi non è più controllato. Come nel calcio, non aver detto la verità della crisi del calcio italiano, che è una crisi evidente, perché quanto giocano più della metà dei giocatori che sono stranieri, le squadre di calcio, quelle che vincono, sono fatte solo da giocatori stranieri. Se poi c'è l'identità nazionale, che in questo caso non è ricercata, è sportiva, e che gioca la nazionale per essere giocatore italiano, non è una scelta, ma è un obbligo, diciamo, da questo punto di vista, c'è l'identità sportiva calcistica, beh, si mettono in campo, è evidente che quando le squadre che vincono sono squadre straniere, sono fatte da stranieri, c'è un problema. Ed è quindi inutile dire abbiamo vinto il mondiale, siamo la grande nazionale di calcio, ma insomma siamo stati e dobbiamo esserlo, quindi devi creare le condizioni per vincere un campionato, e quindi dobbiamo guardarci oltre queste cose. L'errore è chi ha responsabilità non lo può fare, poi i giornalisti possono dire sì, ma dateci fuori le prospettive, però questa non può essere la visione di uno che deve amministrare una responsabilità. Questo vale per me, chiaramente per tutta la squadra, ma non solo la squadra di governo, ma per il Consiglio regionale, un po' più complessivamente per la cosiddetta classe dirigente, che quindi dice Marco, cioè, tante persone che sono qui fanno parte della classe dirigente di questa nostra regione, nel senso che hanno maggiori responsabilità, ma insieme a loro tutti quelli che devono capire qual è la situazione e quali sono le risposte possibili. Ma se non partiamo da una grande operazione di verità, di serietà, di rigore, noi non usciamo. Quindi questo è il nostro primo compito, che è quello di rispondere alle tante domande che sono state messe dentro una interpretazione, una visione della vita che è fatta da, per fortuna, professionalità diverse, da approcci diversi alla vita,
da culture diverse, soprattutto nel mondo giovanile, perché credo che erano molto spaccati, molto significativi di un mondo che si vive, e ognuno di loro ha un approccio diverso ai problemi. Chi più, chiaramente non peraltro ha fatto ingegnere, quindi vedete, ha un approccio più pratico alle questioni, e chi invece costruisce la propria visione delle cose in maniera più complessa, non dico che l'altra è meno complessa, ma chiaramente vive una sua dimensione diversa. A tutte queste però c'è oggettivamente un richiamo forte al disagio di dire quali sono le opportunità, che cosa intanto possiamo fare noi per migliorare la situazione. Io credo che insomma ci dobbiamo porre prima questo problema, non che devono fare gli altri, ma che possiamo fare noi. La società ce lo chiede e il merito si afferma al di là che lo si deve ricercare. Equità, meritocrazia, un sistema che ti garantisce bene, intanto io devo fare la mia parte. Devo lottare nella mia costruzione di vita, in quello che ho realizzato, per garantire tutto ciò, per fare in modo da affermare questo principio. Devo iniziare a farlo io. Su questa ragione Sergio, quando Vetrella richiamo all'etica, che è anche della persona, non solo del sistema, cioè di chi si sveglia la mattina, eccetera, qui non tutti sono santi, ci mancherebbe, però ha quella dirittura nella quale dice: io devo fare tutta la mia parte, la devo far bene, e intanto devo chiedere a me stesso di superare quei limiti che oggettivamente oggi la società, il contesto complessivo mi rende tutta la vita più difficile, perché è evidente che noi una risposta ce la dobbiamo dare qui, ma si è fatto un richiamo a paesi che hanno ben altri problemi, situazioni di disagio sociale ben più gravi delle nostre, che pure si pongono questo problema quando si alzano la mattina, di dire: devo rispondere anche e soprattutto a quello che faccio io per risolvere questi problemi. Bisogna farlo in ogni professione, bisogna farlo in ogni attività sociale, che è quella della costruzione oggi soprattutto di un tessuto che va verso la parcellizzazione da una parte, perché insomma non solo le ideologie sono venute meno, ma la sensazione della comunità che in parte ho avuto io nel posto ideologico, avendo fatto politica nel posto ideologico, ma c'era la forte comunità che era quella partitica, che era quella di contesto sociale, dove c'era la comunità, le organizzazioni giovanili erano molto forti quando ho iniziato a fare politica, associazioni studentesche, c'è questa forte richiamo alla comunità. Poi mano a mano si è andato verso le professioni, verso la specializzazione, e quindi ognuno tende a settorializzare la propria visione, si va verso una parcellizzazione, la forte costruzione dell'identità della persona, che oggi è più forte rispetto al passato, vuol dire che deve rendere più forte la persona, proprio perché la comunità in qualche caso ti aiuta, quando sei solo devi essere oggettivamente più forte. Quindi mi rendo conto che oggi vedo mia figlia che ha 19 anni, che oggi in questi giorni fa la maturità, ma insomma è una persona chiaramente molto diversa già dalla generazione che viene prima, perché è sicuramente da questo punto di vista più sola in una società molto più parcellizzata, e quindi questo chiaramente gli dà un richiamo, la deve rafforzare sicuramente molto di più, non perché vuol dire anche nelle comunità non bisogna affermare la propria leadership, ma insomma in questo chiaramente lo stimolo è uno stimolo dove tu non hai tanti punti di riferimento, e questo è oggettivamente una debolezza. Noi come classe politica, come amministratori, a queste realtà dobbiamo rispondere. È evidente che però, al di là della vita che le singole persone, i giovani fanno, il nostro compito è creare quelle cosiddette condizioni di sistema, perché a questo siamo chiamati a rispondere, per creare tutte le condizioni dell'affermazione anche della persona e della vita della persona siano oggettivamente più facili. E questo perciò però dobbiamo partire, come detto prima, punto di partenza, qual è la nostra verità? La nostra verità è che la situazione nostra è quella che purtroppo è difficile in Europa, è difficile nel mondo, è difficile nel nostro paese, a maggior ragione diventa più difficile nelle aree dove era già più difficile, che sono le aree del mezzogiorno, le aree che sono sostanzialmente a deficit di sviluppo, quelle che dicono, che noi riconosciamo come le regioni di convergenza, noi abbiamo, se diciamo questi termini tecnici, le regioni obiettivo 1, quelle che hanno sostanzialmente quei famosi coefficienti su reddito, popolazione, quelle cose che ci portano a dire che c'è una carenza di. E su questo vedete che il sistema, quando non regge dal punto di vista della crescita economica, perché è evidente scendere di PIL, che sono anche in questo caso dei numeri, ma poi se ne andiamo a rendere pratici, significa che tu puoi investire meno, puoi creare meno occasioni di sviluppo, puoi creare meno occupazione, meno imprese che nascono, insomma
Poi le singole situazioni personali molte volte si realizzano proprio perché c'è un contesto di crescita economica, al di là della competitività, al di là che il migliore vinca, ma comunque quando c'è maggiore crescita, ci sta un contesto generale che funziona, le tante questioni anche di aspirazioni personali oppure di vita quotidiana sono nell'ambito dei servizi, della quotidianità, sono chiaramente migliori quando c'è una crescita economica. Noi da tempo non l'abbiamo e quindi viviamo in questa situazione. Poi c'è una situazione nella situazione che è legata, come ho detto, al mezzogiorno e ad alcune regioni come la nostra. Poi è evidente che uno dei difetti che noi abbiamo nella nostra regione è parlare sempre troppo di Napoli. Io sono napoletano, anche se sono nato in Molise, diciamo, questo ho unito un po' la parte della montanaro rispetto a Napoli, vissuto sempre vicino al mare, però la nostra regione è molto molto più complicata, molto più complessa. Abbiamo delle realtà nella cosa medinese, nel Beneventano, dove noi non abbiamo nessun punto di riferimento per poter tenere una coerenza se non nella diversità. Perché pensare di vedere quello sviluppo di quelle aree rispetto all'area metropolitana di Napoli invece è un'enorme differenza. Ed è evidente che l'impatto della città metropolitana in un contesto regionale ha un grande peso, perché nessuno nasconde che l'area metropolitana incide da tutti i punti di vista demografico, sociale ed economico, una realtà così complessa che deve avere risposte specifiche rispetto al resto della regione. In più noi aggiungiamo che non abbiamo la città come Parigi o come Roma, perché è noto che la città di Napoli è centro antico, centro storico e mano a mano sviluppata nelle periferie, ma è piccola, piccolissima nella sua perimetrazione, e che è la città di Napoli, e quindi ci sono queste difficoltà in sé. Ed è talmente piccola che ha una densità che credo seconda, terza al mondo più o meno oggi come città. Questa è Napoli. La sua area metropolitana si sviluppa in maniera molto più, dal punto di vista della popolazione, più grande, il doppio della città di Napoli, sempre in una perimetrazione bassissima, piccolissima, ristretta. Poi il resto della regione è molto ampia e è fatta di tutte quelle realtà che conosciamo. Certo, c'è la vicenda Salerno, c'è lo sviluppo tra Napoli e Roma che incide chiaramente sulla direttrice, dove c'è Caserta per mezzo, che di fatto è uno sviluppo della metropolitana verso nord. Quindi noi abbiamo questo contesto di una situazione in cui dobbiamo rispondere a queste criticità. Ebbene, quello che si è fatto negli ultimi almeno 15 anni, mi permettetemi di dire, ma non lo faccio come critica politica, perché lo so, perché voglio sempre prima quelli che sono venuti prima, non do giudizi del genere, è un problema di visione. Cioè non si è voluto ragionare, non credo che sia facile, però almeno tentare, di governare le grandi funzioni metropolitane che una regione come la nostra deve avere. Oggi abbiamo parlato di mobilità, non metto tutte quelle che devono esserci. La mobilità, garantire il diritto alla mobilità, è grandissimo tema. Ma è un tema non solo perché garantisce un diritto del cittadino, ma crea ricchezza, perché crea quelle condizioni di contaminazione sostanzialmente sociale ed economica che favorisce crescita economica. La mobilità è un grande tema, ma è una funzione metropolitana. È sufficiente aver fatto solo la metropolitana? È un passo avanti. È sempre una risposta stretta, molto piccola, se non le unisci con le forti direttrici di temi di sviluppo che non abbiamo, insomma, internamente molto, molto difficili. E questo è il punto, è il pezzo dove abbiamo fatto il passo avanti più grande, e abbiamo tanti altri dove dobbiamo fare un passo avanti. Ho letto con attenzione alcuni studi che sono stati fatti ultimamente, quella della cosiddetta mobilità passiva, no? Nel senso che noi abbiamo qualche mobilità passiva sulla sanità, non avendo una sanità e quando è vero, lo sappiamo, abbiamo delle aree di eccellenza, perché questo è straordinario, no? Però c'è il fatto di dire allora bisogna andare a Pisa per fare alcune cose, e quindi noi abbiamo questa mobilità passiva sulla sanità, abbiamo una mobilità passiva sulla formazione, nel senso meglio che noi formiamo i nostri giovani qui che ci, in termini di PIL, costano, quindi noi paghiamo la formazione dal punto di vista del welfare che costa tanto, questo costo viene tradotto in termini di economia dagli altri, perché non è solo dire se n'è andato via un giovane di Napoli, ma se n'è andato via perché ha costruito alla Federico II in tante università ha fatto la propria vita, quindi la scuola, l'università, le attività sociali, quindi è costato il sistema del welfare regionale, sostanzialmente l'azione regionale produce i suoi effetti positivi altrove. Poi non dobbiamo avere il provincialismo di dire che bisogna stare per forza tutti qua, no, i giovani devono girare il mondo, devono
scommettere, voglio dire, la loro attività dovunque, ci mancherebbe. Il problema è ci sono le condizioni per ritornare, perché almeno la scelta deve essere una scelta garantita, quella mobilità deve essere, non può essere solo una mobilità passiva, quindi bisogna creare, non, se vai via devi entrare alto, intendiamoci, quindi questo è il problema. Poi come possiamo dire, un ragazzo che se non può tornare e vince la propria sfida all'estero continuerà a stare all'estero, perché non è che lo richiamiamo per forza, deve crearci le condizioni per ritornare, o comunque se non torna lui tornerà un cittadino francese, parigino, non è che di questo dobbiamo essere provinciali, però questa mobilità complessiva del territorio la dobbiamo garantire, e questa è una responsabilità della politica. Cioè, questi sono i grandi temi di governo, di grandi funzioni, che non sono solo regionali, perché intendiamoci, non è solo possibile risolvere in sede regionale queste cose, ma una buona politica regionale che abbia la testa per governare queste funzioni, continuo a dire, non è una risposta, non è facile, ma bisogna tentare, perché questa è la visione di un sistema metropolitano, di una grande regione, che sta in un contesto nazionale, di politica nazionale, che sta in un contesto europeo, perché sennò ci sfugge la situazione, il provincialismo, più chiudere tutto intero. Il nostro difetto è stato anche in politica la cultura del campanile, che ha una grande funzione in termini identitari, ma poi un grande limite di sullo sviluppo. Allora noi siamo chiusi nei comuni, poi chiusi nelle province, chiusi nelle regioni, il nostro sguardo non è fuori ma è dentro. Amministrativamente, politicamente, economicamente, noi siamo cresciuti con questa cultura tutta italiana che ha delle radici forti, ma poi non diventa un limite. Poi certo Napoli è porosa, io sono d'accordo su questa valutazione, Napoli è proprio una di queste città che nasce con questa grandissima contaminazione nei suoi aspetti, per la verità si è molto concentrato, quindi non aveva come Parigi con le grandi metropoli il rischio di creare dei cerchi stretti che non parlano tra di loro, no? Quindi si espandono e poi la tensione vive all'interno di questi quando si deve esprimere, ma sostanzialmente non è governata in questa funzione metropolitana. Napoli in parte lo ha fatto come scelta, perché la contaminazione era una strada che divideva i quartieri spagnoli dai quartieri nobili, questa è la concezione di Napoli, bastava spassare da una strada a un'altra, da un marciapiede all'altra, e si divideva l'impatto sociale, si viveva tutti insieme, quindi è fortemente doloroso, però vive questa difficoltà di essere una città che ha oggettivamente dal punto di vista urbano delle difficoltà in termini di sviluppo, quindi anche qualche scelta coraggiosa, a più tempo si è tentato anche di farla, non si è mai riusciti, però credo che anche in questa visione tanto moderna abbiamo gli strumenti che ci permettono di guardare al futuro con speranza. Detto questo, credo che il richiamo ad essere rigorosi nell'analisi, io quello che faccio lo sto tentando di farlo anche di fronte alla stampa, però in premessa io non ho il fisico del ruolo, non ho il fisico di ruolo per apparire neanche fisicamente come un tagliatore di testo, il fisico non mi aiuta in questo, non sono abbastanza credibile, e né ho dimestichezza con le armi in generale, quindi no, ma non è nulla di tutto ciò, nulla di tutto ciò, perché sembrerebbe che ci fosse da parte mia una volontà discrezionale, che non c'è. E noi stiamo applicando la legge dice, e questa è una grande legge equa. Poi ci andiamo a vedere dentro i motivi, chi fa i debiti li paga, e prima o poi a questo dobbiamo arrivare. Poi questo ci porterà a fare un'analisi un po' più attenta, di dire ma siamo sempre stati noi a fare debiti, e questa è una bella partita, e ci siederemo un giorno a tavola a dire ma allora è sempre colpa nostra, non so, giorno di Napoli. No, però il principio che abbiamo consolidato, se no facciamo l'effetto Grecia, la Grecia sta lì, la Grecia non è, voglio dire, paesi, insomma, è l'Europa, è vicino a noi, siamo praticamente lì, la Grecia. La Grecia sta in una situazione di vissuto proprio perché non ha voluto affrontare il tempo in questo senso, non ha voluto affrontare con questa logica. Quindi noi del principio etico che chi sbaglia paga, e che deve rispondere delle sue azioni, delle sue responsabilità, deve essere severissimo, e quindi qui non c'è nessuna civiltà, c'è una legge che dice che bisogna applicare a chi ha sbagliato delle sanzioni, queste sanzioni per noi, per essere credibili, andare al tavolo a dire ma insomma poi vediamo anche il resto, se non mettiamo in ordine i conti a casa nostra e non rispondiamo in termini di responsabilità rispetto a quello che è il governo della politica, e noi poi a quel punto veramente non ne abbiamo più di ragioni per chiedere nulla rispetto al futuro. Questa è la nostra, come ho detto, l'orizzonte c'è uno spirale, questo è rispettare le regole, fare in modo che ci sono delle regole che vanno rispettate, c'è un problema di equità complessiva del paese, di una responsabilità, io edito da partire molto forte, per la politica la responsabilità, e questo è quello che noi dobbiamo sentire, la responsabilità,
e rispondere alla nostra coscienza di fronte alla responsabilità dei nostri cari. Questa è la politica, perché se no il resto è, sì, ed è un bellissimo tema, insomma, funziona di più mediaticamente, ha un maggior impatto mediatico, però la responsabilità è propria di chi fa l'amministratore, del quale deve rispondere. Quindi noi dobbiamo avere questo punto di riferimento e poi dire certo, noi siamo messi meglio degli altri, probabilmente siamo messi meglio degli altri, questa sarà una sfida nel futuro. E quindi, per non concludere con una visione solamente irrazionale e forse troppo severa sullo stato dell'arte, dico, non c'è dubbio che se guardiamo a come sta girando il mondo attorno a noi, beh, forse noi siamo messi in condizioni migliori di altri. E perché basta guardare quei dati economici. Se abbiamo vissuto le nostre, almeno la mia esperienza politica è stata caratterizzata negli ultimi 20 anni da un punto di riferimento che era l'Europa del Nord, era l'Europa prima, era addirittura l'Europa Baltica, quella che tirava in termini economici, aveva il miglior welfare, aveva la migliore architettura, aveva il migliore meglio di tutti, cioè, la cultura era una cosa un po' diversa, insomma, sui sistemi, diciamo, era un punto di riferimento, migliore sanità. Poi mano a mano, insomma, poi certo c'era la locomotiva Germania, quindi la Germania tirava, allora la sua economia si giocava una volta al nord, al suo nord, una volta al suo est, ma sostanzialmente tutto il mondo girava, tutta l'Europa girava, il nostro continente attorno alla Germania, la locomotiva dell'Europa. E poi si è fermata la Germania, in realtà si è fermata tutta l'Europa. Si è fermata la Germania non tira più, non tira l'Europa, abbiamo da 3 anni un ritmo di incremento di PIL in un segno meno, quindi non incremento, un segno meno, c'è stagnazione, c'è recessione, addirittura 4, 5, 6, 7 punti, senza le manovre correttive, l'Italia era meno 9 punti di PIL. E questo è il contesto generale, però poi guardiamo, alziamo la testa e vediamo che il bacino del Mediterraneo allargato, prima si è sceso ad est, no? Allora quando dal punto di vista geopolitico l'economia ha girato ad est, abbiamo visto un incremento di opportunità verso l'est, ne ha beneficiato in particolare anche una nostra regione che è stata il Veneto, insomma il miracolo del nord-est è stato molto legato che c'era lì lo sviluppo economico, ma mano a mano è sceso giù verso i Balcani e poi ancora più giù verso il mercato dell'economia del Mediterraneo allargato, straordinario in termini di dati economici. In tutte le letture che si fanno sotto sopra, mettendo solamente i paesi del Nord Africa, aggiungendoci qualcosa in più, i ritmi sono di crescita di più 5 punti di PIL. Medi ogni anno, e si prevede per i prossimi 5 anni, un ulteriore incremento di 5 punti. Quindi questi paesi, questo mercato, il Mediterraneo diventerà il mare più ricco del mondo. In termini di traffici, in termini di contaminazione sociale e culturale, in termini di contaminazione economica, in termini di flussi e di integrazione economica e sociale e culturale, che sarà inevitabile, questo mare unirà questa grande prospettiva di crescita e dovrà farlo proprio in questo ambito. E quindi tutti gli operatori, tutti noi siamo naturalmente portati a accettare questa sfida, che sarà una sfida obbligata. E per essere pratici, se la Fiat sta lì, e noi ci auguriamo che non è che stia solo lì, ma che decida di investire a Pomigliano, stiamo facendo il tutto per favorire questo investimento, anche come regione, ma se la Fiat, che non fa beneficenza, ma perché è un'impresa e che ragiona con i numeri, decide di non stare in Bologna ma di perdere qualcosa se deve investire da noi, forse solo un investimento in linea, che sono 700 milioni di euro, ma se decide di rimanere a Pomigliano, qualche ragione c'è. Perché quel mercato, quella macchina che farà, che è la Panda, che il segmento A, che è il core business della Fiat, è una macchina che si presta a questo nuovo mercato, che si può vendere in questo nuovo mercato. E quindi in Campania, e quindi da noi, che siamo molto più vicini a Bologna, e dove abbiamo i porti che possono essere attrezzati meglio, ma insomma ce li abbiamo. Abbiamo tutte le condizioni per governare questo sistema di mercato. E quindi come dobbiamo fare? Dobbiamo rafforzare in questa visione, fino a tutti noi dobbiamo avere questa testa rivolta a sud. Per la prima volta non dobbiamo avere la testa rivolta a nord, ma abbiamo la fortuna di poter avere la testa rivolta a sud. E anche quelli che avevano la testa rivolta al nord o al centro saranno costretti a vedere anche loro a sud, e se vedono a sud dovranno incontrare prima noi, perché siamo lì e quindi non possono mai passare, o meglio tentano, perché
quello che sta facendo la Germania e la Francia, per non parlare anche di qualche regione nostra, di avere una supremazia sulla grande sfida del Mediterraneo, c'è tutta, anche della Germania e della Francia. Questo non c'è, questa è una bella sfida in termini complessivi europei, perché non può essere una sfida uno contro l'altro, ma in termini di proposte e di capacità, se siamo più bravi, in questo caso se meriteremo di più, la sfida del Mediterraneo sarà soprattutto una sfida che vinceremo noi, che non è che vincerà la Germania e la Francia. Quindi in questo quadro i paesi che crescono così tanto non saranno solo paesi come oggi che hanno fatto il turismo di massa a basso prezzo, i paesi che hanno fatto quella produzione di componentistica di bassa tecnologia che noi abbiamo comprato, le nostre aziende compravano, no? Oppure producevano altrove perché c'era un termine economico, no, saranno paesi che iniziando ad essere ricchi inizieranno a comprare prima l'alimentare, probabilmente prodotti di qualità, poi alcune tecnologie, poi inizieranno probabilmente a comprare le macchine italiane, già lo stanno facendo, inizieranno a fare di più. Quindi il mercato cresce di lì, non solo, anche in termini di acquisto, e perché no, idee, proposte, sceglieranno i migliori urbanisti europei, i migliori disegnatori, i migliori architetti, i migliori ingegneri, perché avranno bisogno di prendere, ci sono delle straordinarie esperienze che abbiamo fatto già noi in termini sperimentali, io mi sono occupato quando ero viceministro all'istruzione, alla ricerca, che abbiamo lì formato anche delle scuole, siamo arrivati per prime a scuole per fare delle scuole di alta formazione in management, insomma a costruire alcuni profili professionali che proprio nel Nord Africa potevano servire in previsione di questa crescita economica che di 15 anni fa era appena, c'erano appena i primi segnali, ma tutti sapevano che quella era la strada e per fortuna noi ci siamo arrivati in tempo. Noi questo siamo pionieri come italiani e come meridionali. Il rischio è che spesso non riusciamo a fare sistema, cioè siamo i primi ad arrivare e poi i primi ad andare via. Questo è perché veniamo sostituiti da sistemi più forti, che oggettivamente lo sono. Quindi questa è la nostra grande sfida, e veramente per concludere, per tracciare quella linea di rigore e di serietà nella responsabilità dell'azione amministrativa e politica, che adesso lo mettiamo a tutti, perché soprattutto alla politica, perché per il resto in realtà in parte c'è già e c'è in molte professioni, in molte attività, ma deve esserci soprattutto per la politica, e guardare invece alle prospettive, quindi quello che tu hai detto oggi nell'articolo di oggi, ho iniziato col tuo articolo, finisco col tuo articolo, che è quello di trovare la luce in un orizzonte che io mi auguro non sia così lontano come hai sembrato tracciarlo tu, perché come l'hai messo così piccolo sembrava lunghissimo e come sono messo io lungo, e di farlo tenendo presente che invece questa prospettiva c'è e abbiamo tutte le condizioni sociali, economiche e soprattutto di capitale umano assolutamente invidiabili nel resto del mondo per accettare questa sfida. Grazie. Anche la risposta, però non mi accontento, lo dico subito perché ho la testa dura. Quindi io parlo di punto all'orizzonte, però dico anche un progetto concreto. Dico, cioè, tu sei stato chiarissimo sulla strategia, sulla cornice, diciamo, che della relazione di governo. Però io chiedo una cosa molto terra terra, cioè da giornalista ma anche da cittadino: qual è un progetto di sviluppo, di crescita che la giunta campana si pone davanti per dire noi comunque, a parte di sanare, vogliamo percorrere questa strada per realizzare, diciamo così, questa opera, questo progetto? Ce ne sarà uno, immagino di sì, visto anche che avete delle eccellenze nella squadra, diciamo. Beh, diciamo ce ne sono tante, nel programma, infatti non te lo posso scegliere tutto, il programma è un programma che invece è fatto proprio di un cronoprogramma. Un progetto con una scadenza anche. Allora te ne posso citare solo uno perché l'abbiamo già provato, perché sennò ti devo dire una cosa che devo fare domani. Abbiamo fatto una cosa che abbiamo fatto l'altro ieri, che credo abbia un certo impatto, te l'ho accennato anche l'altro giorno. E devo dire, il tuo giornale ha riportato un ampio spazio questa nostra proposta. In un momento di difficoltà economica abbiamo fatto una piccola riforma a costo zero, quello che ci potevamo fare con le resistenze economiche, tenendo presente che non farla lunga, ma ormai quasi sono tutti esperti in numeri, tutti abbiamo avuto l'abito di economia, più di altri ragionevoli a questo punto. I tetti sono tali, le sanzioni sono tali che la Regione Campania nel prossimo anno non può spendere un euro di investimenti, quindi è un po' di impegni, non può fare un euro di impegni. Con i tetti che ha, le sanzioni che ha, oltre il blocco del turnover per legge, aumento delle tasse per legge, quindi sia ben chiaro, il resto sarebbe violare la legge. Dobbiamo tentare di far cambiare la legge, questa è un'altra questione, ma finché c'è, osservare. Quindi questa è la situazione, quindi sono tagliato in testa, non sono in legge, applichiamo la norma e la legge. Nello stesso tempo, quello che abbiamo voluto fare, l'abbiamo fatto perché era una delle nostre impegni elettorali,
credo che sia significativo. Abbiamo varato la riforma del piano casa, della legge sulla casa, e dove abbiamo messo dei coefficienti più sul sistema nazionale. Era stata molto ingessata come era stata fatta un po' per questioni politiche, devo dire, non tanto per volontà del presidente uscente, ma aveva dei condizionamenti in giunta che non gli hanno permesso. Quindi hanno fatto una legge sulla casa che non serviva sostanzialmente, almeno sulle finalità della legge nazionale, perché era un'applicazione della legge nazionale. Noi abbiamo riportato il tema della centralità dello sviluppo urbano, così come l'aveva impostazione della legge nazionale. Abbiamo messo qualche correttivo particolare, che è legato chiaramente alla tipologia della nostra regione, una cosa che noi, di cui ne andiamo molto fieri, è aver previsto a costo zero il cosiddetto bonus volumetrico. In particolare, noi l'abbiamo fatto oggi prevalentemente per il settore industriale e aziendale, noi abbiamo tantissime aziende e manufatti che sono costruiti in aree a rischio idrogeologico ed altro, ambientale, che io non ho citato il tema ambientale, ma io credo che una delle grandi priorità della nostra regione, del nostro paese, sia veramente l'emergenza ambientale. I dati che abbiamo sull'emergenza ambientale sono veramente allarmanti. Una politica sull'ambiente vera, vera, non vincolistica, ma vera, consapevole rispetto alle compatibilità ambientali, non è stata mai fatta. Non è stata fatta nel mondo, sia ben chiaro, non è una questione italiana. Ma noi l'emergenza campana, per le questioni che conosciamo, siamo stati lo sversatore dei rifiuti tossici e nocivi per anni in tutta Europa, senza controlli, governata dalla Camorra, da Napoli. Quindi che ha garantito sostanzialmente la possibilità. Quindi abbiamo una vera e propria crisi straordinaria dal punto di vista della tutela ambientale, in politica che dovremmo fare. Però ritornando al bonus volumetrico, abbiamo detto, un'azienda, prima la legge che prevedeva, un'azienda che sta in un'area a rischio può delocalizzare e gli diamo un contributo. In alcuni casi si è fatto con la casa, qui ci penseremo un attimo, cioè anche le case a rischio ti do un contributo se te ne vai. Che è successo? Che la casa è rimasta lì quasi sempre, il contributo è stato preso. Oppure in qualche caso l'azienda ha fatto finta di delocalizzare, se n'è andata, si è preso i contributi e non ha realizzato un'attività produttiva. Quindi noi passiamo dalla questa iniziativa, un'iniziativa che ti assicuro sarà molto di grande impatto, non è una piccola cosa, comunque una concezione nuova, che è il bonus che tu hai solo se realizzi, solo se te ne vai e lo rifai un posto in sicurezza. Se ti porti via il bonus è del 35%, quindi ti puoi comprare il terreno, attraverso il bonus puoi avviare l'attività produttiva, però lo devi realizzare, se no non è il bonus. Poi penseremo un attimo a vedere come farlo su livello abitativo, perché anche io sarei un po' più coraggioso. Noi abbiamo troppi vincoli, se dobbiamo cambiare questa nostra città, allora premesso che sovrintendenza fa un lavoro straordinario, però i passaggi burocratici sono talmente tanti, i vizi sono talmente tanti, che se uno decide di fare pure una cosa fatta bene non la riuscirà mai a vedere, proprio perché il sistema nostro è un sistema molto molto burocratico in termini di complessità di pratiche. E lì però un po' di coraggio, sì, dobbiamo fare la legge obiettivo, qualche legge in deroga, ma insomma le grandi città sviluppano con straordinarie modifiche del tessuto urbano, si butta via un palazzo. Penso New York ne è venuto a giorni intanto uno, lo realizza, è importante sapere cosa ci metti, un progetto condiviso, un disegno coerente, un grande progetto internazionale di idee, ma una volta che sei deciso in un'area di abbattere, tra l'altro noi abbiamo situazioni lì, che ti posso dire, tutta la, che noi abbiamo ancora enorme, tutta l'edilizia post bellica, insomma noi abbiamo delle situazioni di quartieri che andrebbero, tutte le ragioni della sismicità andrebbero totalmente rase al suolo da questo punto di vista, ma devi realizzare qualcosa di diverso. Noi abbiamo questa concezione a ristrutturare e mettere a posto quello che c'è, che ci costa molto di più, che non realizzare e buttare a terra quello che è insostenibile dal punto di vista urbanistico di mantenere e di ridisegnare un sistema, perché per far questo ci vogliono anni e anni di autorizzazione. Quindi anche questa idea che abbiamo messo in questa legge, che può essere un punto di riferimento, che è quella del bonus volumetria, che può creare un'economia e anche una spinta per cambiare le cose, può darsi che ci metterà anche sulla strada di essere più coraggiosi, di affrontare temi realmente del recupero urbano e delle nostre città in maniera chiaramente molto più importante e più legato al futuro e alla modernità di una città che deve crescere con la velocità delle altre città europee. Qualche domanda, se qualcuno vuole intervenire, una domanda possibilmente breve, diciamo anche. Qual è la missione di una regione nei confronti di Bagnoli di Tutta, della zona di Bagnoli?
questo, che sono convinta che da quella zona potrebbe venire fuori da loro. Però se ne parlo da 3 anni e so che Bagnoli Futura nei primi 5 anni non ha fatto nulla. Ora è cambiato l'amministratore, vorrei sapere cosa si farà, perché Bagnoli Futura, la zona di Bagnoli, è di proprietà del comune, mi pare per una grossa riservazione. Intanto parto dalla mia esperienza sempre, che è sempre bene partire esperienza personale. Io una delle iniziative, ho appena letto, stato eletto consiglio regionale, inizio degli anni 80, e tenne una posizione molto decisa, eravamo in pochi a tenerla, in cui parlavamo allora di delocalizzazione del famoso impianto di Talsider di Bagnoli. Allora, quando gran parte, devo dire, ma io ero nel PSI, quindi avevo anche un problema all'interno del mio partito, e c'era chi invece credeva ancora nel rilancio di quell'impianto, se ricorderai, di questo finanziò allora ministro l'ulteriore sviluppo della acciaieria, che fece la famosa, quindi avevamo un contrasto interno, eravamo in pochi a tenere questa linea. Allora si parla di localizzazione, che era già una follia, poi c'è stato, come è noto, lo smantellamento. Noi viviamo di queste arretratezze proprio dal punto di vista della dinamica delle scelte. Poi si è deciso di togliere il Talsider, si è pensato al rilancio dell'area. Mi ricordo che vennero, allora parliamo forse iniziando, fine anni 80, inizio anni 90, più o meno, quando si parlò del rilancio in quell'area, arrivarono 2 o 3 grandi multinazionali, per età c'è come il gruppo Fiat, come parla, che si occupava di infrastrutture, non per la parte macchina, che proposero una chiave in mano, una gara internazionale chiave in mano per in 4 anni fare la bonifica dell'aria. Quindi bonificare l'aria e poi dire all'amministrazione che cosa farci, intanto noi bonifichiamo l'aria. Non so perché, in questo caso richiamo sempre la responsabilità, vedi, perché oggi stiamo parlando di Bagnoli, che siamo ancora parlando di Bagnoli oggi, del 2010, perché in quegli anni non si può decidere, intanto di smantellare prima l'Italsider, non si poteva fare 5 anni prima, forse anche 6. Non si decise di attivare una procedura internazionale per garantire la bonifica, perché si vogliono garantire stupidamente, vuol dire, dei sistemi locali, ecco. E quindi questa bonifica è andata via per 15 anni, 20 anni e non è ancora completata. Parti completate e parte no. Quindi una roba si poteva fare in 4 anni a costo molto minore rispetto a quello che abbiamo speso in 20 anni. Quindi il male è proprio all'origine, tutto è lì, cioè non aver deciso che cosa fare in quell'area. E poi cambiano le dinamiche. Allora, quando tu decidi un piano 15 anni prima, poi non è più sostenibile 15 anni dopo. E quindi oggi ci troviamo ad accettare una sfida del continuo cambiamento di variante in variante, dove la sostituzione non la facciamo noi ma la fa l'Europa. Allora noi mandiamo i progetti in Europa, l'Europa guarda e dice, insomma, ma siete sicuri che volete fare quello che avete scritto? E ci inizia a togliere pezzi. Ultima cosa che ha tolto, ho saputo, il Rosetto. Hanno tolto il Rosetto circa 10 milioni di euro, che hanno previsto il Rosetto, una cosa bellissima, si avvicina al Rosetto, una cosa magnifica. Il problema è capire se lì è compatibile, chi lo cura questo Rosetto. E quindi ci hanno tolto il Rosetto. Poi ci hanno detto, avete fatto un parco un ettari per 150.000 ettari, non so quanto è il parco, una roba che non ha nessuna. Quel posto così piccolo, tra l'altro, facciamo tutto così, chi lo mantiene? Qual è il problema? Allora vediamo l'autorizzazione di partire solo su 40. Poi forse ci dobbiamo fermare a 40, perché il problema di portare a 16 è un problema anche di costi e benefici, non solo del fatto di cosa devi fare. Poi, visto che lì ci saranno investimenti dei privati, quindi ci sarà un sistema alberghiero, attualità privata, iniziative che chiaramente hanno un sistema misto, è evidente che il rapporto costi e benefici lo devi garantire. Ci sono piani, io non voglio essere superficiale in questo, non è che si parte all'anno zero, ma tutto quello che è stato fatto vive di questo vizio d'origine, di non aver deciso qualcosa. Cosa avremmo fatto noi, cosa avrei fatto io? Quello che avevo detto 20 anni fa, non cambio idea. In quel caso lì non c'è soluzione che fare un grande concorso internazionale, l'idea. Decidere una cosa da fare, se una volta che hai deciso quello vai avanti su questo. E dici in 5 anni la realizzo, perché se non vai avanti con questa linea, tutto il resto diventa lentezza, pastoie e poi anche in buona fede, devo dire anche in buona fede, cambiamenti necessari, perché quello che si pensava di fare 15 anni prima non è più attuale oggi. Pensiamo già alla portualità, lo parlavamo con Sergio qualche giorno fa, aver pensato un porto a Bagnoli in quell'ampiezza 8-9 anni fa,
rispetto a quello che sta avvenendo nella dinamica complessiva della crescita della portualità da noi, che in 5 anni è cambiato totalmente filosofia, dove noi non pensavamo mai di essere di riferimento il terminale, per esempio, così importante per i containers, non era pensabile 10 anni fa. Oggi la più grande compagnia cinese e la più grande compagnia italo, insomma, multinazionale, ha deciso che Napoli diventerà un punto di riferimento, ha completamente cambiato le esigenze della linea di costa, della portualità, delle scelte compatibili rispetto a questa grande possibilità. Quindi quello che è scritto 7-8 anni fa non è più quello che puoi fare oggi, quindi non dico che c'è solo cattiva fede, cioè non aver preso la strada maestra, che è quella di dire una grande idea, un grande concezionale si fa rispetto a quello che in quel momento è necessario fare e lo realizzi, poi tutto il resto lo cambi di volte in volte. Quindi la risposta è un po' complessa, ma allo stato è questa, e tutto quello che si trascina da allora ad oggi continua, purtroppo devo dire, al di là delle responsabilità dei singoli, che sono, io non discuto le persone, tutte bravissime persone, ma chiaramente vivono di questo vizio d'origine e non riescono chiaramente a tenere tempo. Altre domande dal pubblico, altrimenti mi avvierei a contare la conclusione, e non so se secondo me devo dire. No, Vittorio, scusami, approfitto, prego Presidente, anche per ricordare il sabato delle idee, proprio se c'è di lune. Il sabato delle idee è partito proprio la fondazione SPN nel gennaio 2009. Tra gli interventi c'era Diana Bracco, presidente di Cantisco 2015, e c'era Nicolò Dati per il Forum del 2013. La Bracco ci ha esposto a pochi mesi dalla notizia dell'assegnazione un progetto concreto con delle iniziative precise di politiche legislative ed economiche e finanziarie, e ci ha fatto capire, l'ha fatto capire innanzitutto la città di Milano, quale può essere l'indotto per la città di un evento del genere, sotto il profilo dei poli turistici, dei poli alberghieri, dello sviluppo, dell'economia per la città. Un evento che si svolgerà 2 anni dopo rispetto a quello che ha avuto assegnato Napoli. Siccome al di là delle polemiche politiche questa opportunità è tra quelle che c'è, per cercare di realizzarlo al meglio, cosa che ora non mi sembra ancora sia pronta, lei anche come trade union tra quello che è il governo centrale, che ha la stessa colorazione politica, e quella che invece è l'amministrazione comunale, che ad oggi ha una diversa colorazione politica, cosa pensa di poter fare per raccogliere questa sfida e per poter far sì che Napoli possa cogliere questa opportunità per delle modifiche anche strutturali di progetti nuovi per la città? Intanto sono due interventi molto diversi tra loro, e quindi l'Expo ha una sua struttura ormai più o meno chiara. Il foro di cultura è una cosa ancora ben da capire, perché prima di aver partito come progetto stranazionale, poi che io credo soprattutto per scelta locale si è ritenuto di doverla gestire più in sede locale, quindi farla diventare un evento che avesse il riferimento delle istituzioni locali. Io non contesto la scelta, non so qual era la dinamica di allora, posso solo dire oggi, ne ho parlato anche col sindaco, che credo che questa iniziativa del forum sia partita un po' zoppicando in questi anni, cioè non è riuscita ad avere una sua dimensione chiara, che cos'è. Le persone se ne stanno occupando, c'è grande buona volontà, però oggettivamente non si capisce ancora bene che cosa è questo forum di cultura, se non una serie di eventi, una serie di iniziative, di gemellaggio, incontro, eccetera. Io ho ritenuto, nel momento in cui la regione è erogatrice di fondi, in questo momento in cui insomma quelle risorse che ci sono vanno spese bene, di capire meglio che cos'è questa iniziativa e di poterlo fare. Non si può non pensare che un forum delle culture che ha un effetto e una insomma, attenzione in particolare su un bacino di rapporti internazionali diplomatici che non sia coinvolto in governo, io non dico la polemica beni culturali, allora Monti voleva fare il commissario, tanto questa volontà non c'è mai stata, se non quella nella logica di realizzare l'intervento, che credo che debba essere coinvolto in governo sicuramente dal punto di vista della politica estera. Quindi vedete che la Farnesina non può non avere ce l'hanno tutti i paesi che fanno iniziative del genere, che deve avere un suo spazio, un suo peso in governo, lo deve avere anche la regione. Quindi noi siamo per capire se questo evento è ancora possibile farlo, e io mi auguro di sì, come si fa, chi coinvolgiamo e quali sono gli effetti chiaramente della realizzazione dell'intervento, al di là degli effetti pratici che dobbiamo avere nella nostra città, che dobbiamo avere nella nostra regione. Quindi questo è come ci stiamo muovendo, però detto, io ho fatto una breve chiacchierata con il sindaco, ci rincontreremo su questo argomento, non ci sono assolutamente visioni diverse, quindi l'orientamento di tutti è fare una cosa fatta bene, abbiamo questa occasione, o al di là delle cose che non sono andate
così, in maniera così chiara, in maniera così definita, un po' troppo conflittuale, cioè questa ricerca del format ha acquisito una questione politica, cioè chi se ne occupava diceva è roba mia rispetto contro il governo, quindi sui giornali, ma non solo sui giornali, i protagonisti l'hanno vissuta più come scontro questo evento, non come momento in cui dovevamo tutti condividere una cosa fatta bene per la nostra città, e non solo per la nostra città, ma per la nostra estera. Quindi ho fatto una proposta. Ho detto, bene, vogliamo allargare il quadro, vogliamo trovare un'intesa più convincente. In questa intesa non può che esserci il governo nazionale con il ministero degli esteri. C'è un profilo di polemico sul ministero dei beni culturali, superiamolo. Ma sicuramente il ministero degli esteri ci deve stare. Poi certo ci deve stare la regione, ci deve stare il comune, ci deve stare tutti gli enti locali e oltre, non basta che venga le istituzioni locali. Quindi è su questa iniziativa che vogliamo lavorare, quindi non siamo contro nessuno, vogliamo chiaramente far realizzare una cosa fatta bene. Abbiamo concluso, io direi che ringraziamo gli amici del Sabato delle Idee per questa bella mattinata che ci ha regalato, penso che ci siano molti spunti anche non solo di riflessione politica accademica. Grazie a tutti.